Uzzolo Antonino, nato a Reggio Calabria 11652. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia posizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Va bene, ora rispondo alle domande che le farà il pubblico ministero. Presidente, mi autorizza a stare seduto? Sì, certo. Cuzzola, mi sente? Sono il dottore Lombardo. Sì, sì. Vorrei che lei spiegasse alla Corte quando ha iniziato a collaborare con la giustizia e perché ha fatto questa scelta. Ma nel 2004 ho cominciato, febbraio 2004. Perché ha scelto di collaborare con la giustizia? Perché ha deciso? Ah, ho deciso di anche tirarmi fuori perché ho notato e mi sono accorto che c'erano tante cose che non mi quadravano, avevo subito anche qualche condanna innocente e ho preferito tirarmi fuori da questa situazione. Senta Cuzzola, quando lei inizia a collaborare è detenuto o è libero? Detenuto. Da quanto tempo era detenuto? 2004, dunque sono stato detenuto io nel 92, ho fatto un anno, poi mi hanno riarrestato a giugno 93, ho fatto 2-3 mesi fuori. Ed è stato quindi ininterrottamente detenuto fino a quando? E fino all'anno scorso che il tribunale poi adesso mi ha dato la condizionale. Quindi lei è stato detenuto ininterrottamente dal giugno 93 fino a poco tempo fa? Fino all'anno scorso, a fine di maggio. Ho capito. Senta, ha detto anche che è stato detenuto una prima volta per circa un anno? Non ho capito la domanda, scusi. Ha detto anche di essere stato detenuto una prima volta, prima di quest'ultimo periodo lungo, per circa un anno, mi pare di aver capito. Sì, io sono stato detenuto allora il 17 febbraio 92 al 18 febbraio 93 al carcere di Busto Arsizio. E poi sono stato scarcerato e a giugno mi hanno, il 10 mi pare, l'11, 10 giugno 93. Sente, per quali fatti lei è stato detenuto, tanto nel 92-93 che successivamente? Novara mi ha arrestato la procura di Novara per sul mandato di cattura c'era omicidi e droga. Invece poi non hanno trovato niente e mi hanno scarcerato per scadenza termine. Nel 93? Sì, febbraio 93, 18 febbraio 93. E poi invece Milano mi ha arrestato per gli stessi fatti a giugno. Ho capito. Senta Cuzzola, quando lei è stato arrestato nel 92-93 faceva parte dell''Ndrangheta? Sì, del gruppo La Tella. Ci può descrivere in maniera sintetica ma completa qual è stata la sua carriera criminale, diciamo, come uomo di 'Ndrangheta? Ma ho partecipato a diversi omicidi, sia giù in Calabria, a Milano, a Novara, quello dell'educatore lì, del carcere, insomma, diversi omicidi. Da chi dipendeva lei? Dal gruppo La Tella, poi a Milano, siccome all'Omazzo c'era Domenico Paviglianiti, un gruppo Paviglianiti, con Domenico abbiamo fatto omicidi assieme pure, tanti reati, droga, armi, la portavamo in Calabria pure. Quando è entrato nell''Ndrangheta? Ma la prima volta nel, credo che sia stato nel 77-76 a Porto Azzurro con Gattini Francesco, c'era uno di Musorva, Massara di Musorva, non di Musorva, di Gardeto, adesso tutti i nomi non me li ricordo. A Porto Azzurro intende in carcere?
Sì. Perché si trovava a Porto Azzurro? Per un omicidio di un mio cognato. Consumato in Calabria? No, consumato a Oleggio, Novara. Senta, da chi prendeva ordine lei direttamente quando operava in questo contesto criminale? Ma a volte si parlava lì con Giacomo Latella, quando ho partecipato lì all'omicidio Nettuno, a Reggio, le quei ragazzini che abbiamo sotterrato, Giacomo Latella, Giovanni Puntorere o Domenico Paviglianiti, questi qui. Io ho conosciuto anche Domenico Libri, Degano. E quando si è spostato a Milano per la prima volta, comunque al nord? Ah, per la prima volta a Milano, io ero già a Milano verso la fine 67-68, ero già che abitavo, diciamo, al nord, però poi conoscevo Puntoriere, mi è venuto a trovare, mi ha presentato Domenico Paviglianiti, che aveva i bar a Cermenate, e da lì abbiamo incominciato con l'eroina, cocaina, roba di quintale, di roba che arrivava. Senta, lei ha avuto rapporti con Coco Trovato e con i Papalia? Sì, sì, ho fatto omicidio, l'educatore, Pacileo, diversi omicidi, ho ammazzato un altro di Rosarno lì, Francesco non mi ricordo, che era San Ferdinando, il gruppo Pesce, che era arresto domiciliare, un palermitano pure. Adesso tutti non è che me li ricordo particolari. Tutti gli omicidi, ho capito. Quando entra in contatto con i Papalia e con Coco Trovato? Ah, Papalia già li conoscevo ancora prima di Domenico Paviglianiti. I Papalia andavo lì dai Sergi, io a prendere già l'eroina appena uscito dal carcere di Novara nell'81. 81 conosceva Saverio Morabito, che avevamo sofferto un periodo nel carcere di Novara assieme. L'ho incrociato e da lì sono andato, ho conosciuto i Sergi, Antonio Papalia, che era lì, era già ricercato, lui era latitante e stava lì, contava i soldi quando uno glieli portava a Corsico. Quindi solo con Antonio Papalia ha avuto rapporti dei Papalia? No, conosco pure a Rocco, ho avuto rapporti con Rocco e i due fratelli Sergi. Con Ricchichi abbiamo fatto, è venuto con me, abbiamo fatto l'omicidio dell'educatore, col nipote. Sì, ora ci arriviamo all'educatore. Senta, mi spieghi una cosa, quando lei viene scarcerato nel 93 per quei 3 mesi, ci ha spiegato prima? Sì, sì. La cosca Papalia da chi è guidata? Ad Antonio. Antonio e Rocco c'erano a Milano per il fumo, cocaina, tutta questa roba qui, perché si erano divisi già con i Sergi, di quello, perché prima erano assieme con i cognati, diciamo Antonio è cognato di Ciccio Sergi e Paolo Sergi, avevano avuto delle disguide e si erano divisi perché i Barbaro, Ciccio Barbaro e i Papalia volevano ammazzare a Saverio Morabito, hanno avuto questi circuiti, i Sergi si sono opposti e a quel punto lì hanno diviso anche la vendita di tutta questa roba qua. Quando lei parla di Saverio Morabito, parla del Morabito che poi diventerà collaboratore di giustizia? Sì, sì. Non l'ho sentita, la sua risposta non l'ho sentita. Sì, sì, di Saverio Morabito quello lì, sì. Benissimo. Senta, lei ricorda se Antonio Papalia e Franco Cocotrovato nel 92-93 vennero arrestati? Quando sono stati arrestati? Sì, se si ricorda se i due vennero arrestati. Antonio Papalia adesso mi pare verso settembre-ottobre del 93, poi invece Trovato verso il 94 o 93 pure lui, mi ricordo che era il mese di agosto nelle Puglie, mi pare, adesso non ricordo tutti i particolari del loro arresto.
Lei il 13 febbraio del 2015, quando l'ho interrogata, ricordava che Antonio Papalì e Franco Trovato fossero stati arrestati nel settembre del 92. Settembre 92 era, perché dunque io ero... settembre 92 perché io ero a Bustarsizio nel carcere, sì, sono uscito i primi, sì, settembre 92, sì. Senta, una volta arrestati Antonio Papalia e Franco Comorabito, il vertice della cosca Papalia, chi era? Tra i soggetti liberi, intendo, ovviamente. Ma quello che si parlava all'interno c'erano i Barbaro, lì, i detti Ucastano, parenti sempre dei Papalia, i Cicciucastano, i figli, lì, i parenti. Adesso tutti i particolari, sono passati tanti anni, non è che mi... Tale Musitano lei l'ha conosciuto? Musitano abbiamo fatto l'omicidio del... Musitano Antonio, abbiamo fatto assieme l'omicidio dell'educatore insieme a Rechichi e l'hanno fatto sparire dal processo. Non l'hanno mai processato e poi quando l'hanno processato li hanno assolti. L'ho accusato sia io che Schettini e ho visto tutti questi imbrogli che ci sono, perché in primo grado l'hanno condannato a 30 anni, in appello sono spariti dal processo e poi l'ho ritrovati in un altro processo che li processavano ancora per l'educatore e gli ho detto la giustizia non esiste, perché non lo so io come funziona. Ora ci racconta nel dettaglio. Senta, il Musitano di cui sta parlando lei, Antonio Musitano, ha mai avuto ruoli di comando nella Cosca Papalia? Lui, Musitano, questo qui è il figlio della sorella di Antonio Papalia. Sì, lui disponeva anche la droga, per esempio a me a Schettini ci ha dato la moto, le armi per ammazzare l'educatore. Sì, disponeva, era lì che... Disponeva. Diciamo responsabile, Buccinasco. Senta, lei ci ha già detto di essere stato molto legato anche a Domenico Paviglianiti. Mi può dire meglio quale fosse il ruolo di Domenico Paviglianiti in quegli anni nell'area di Milano e dintorni, in Lombardia e dintorni? Allora, Domenico Paviglianiti, quando l'ho conosciuto io, l'ha mandato da me Giovanni Puntorieri. Sì. È uscito dal carcere, era spiantato, non aveva neanche 10 lire in tasca, e da lì è venuto da me se potevo aiutarlo aveva trovato dei turchi per scaricare l'eroina, non aveva soldi, questo e quell'altro, e mi ha chiesto se si potevano tramite le mie amicizie recuperare. Ho detto guarda, io ho 50 milioni, ce li ho. No, dice a me no, altri 50 perché scarichiamo sul quintale d'eroina. E così sono andato da uno, io che conoscevo, me li sono fatti prestare, gliel'ho dati e abbiamo fatto il primo scarico a Cermenate di eroina al primo quintale. Da lì ho cominciato con Domenico Paviglianiti anche a ritirare armi dalla Svizzera. Insomma, abbiamo fatto tantissimi anche omicidi, ho sparato lì a Marina di San Lorenzo, omicidio Gagliardi. Io ho guidato la moto, insomma abbiamo fatto parecchi anche omicidi qui sopra a Milano. Sente, i rapporti Paviglianiti-Papalia com'erano? Noi abbiamo partecipato a diversi omicidi che appartenevano dal gruppo Papalia, come Pacileo a Novara, erano discussioni che avevano avuto loro con i NIRT, ha detto Giovanni Strada, con i Papalia, e allora poi sono venuti da me per poter prendere vivo a sto Pacileo per sapere certe cose, e c'era lì Salvatore Pace, c'era Domenico Paviglianiti, Franco Cuoco, Papalia, gli hanno portato sto Papalia in campagna a interrogarlo e poi Antonio Papalia gli ha sparato in testa. Senta, in questo circuito era inserito anche Vittorio Foschini? Sì, Foschini era, a Quartugiaro, che vendeva cocaina, eroina, e poi Franco Coco l'ha rimpiazzato
perché dovevano aprire il locale. Antonio Papalia gli ha aperto il locale a Franco Cuoco a Lecco, e dovevano rimpiazzare almeno 15 persone, e tra questi ha preso anche Foschini. Lei ha avuto rapporti diretti con Vittorio Foschini? Sì, io lo incontrava dai Papalia a Quartugiaro, l'ho sempre incontrato anche a Cermenate. Che rapporto aveva Vittorio Foschini con Antonio Papalia, per quello che lei ha visto? All'epoca ritirava anche fumo, droga, insomma ha avuto commerciare anche con questi Papalia, anche lui. Lei ha detto che Foschini faceva parte sostanzialmente del gruppo Coco Trovato. Sì, Franco Trovato l'avevano rimpiazzato per arrivare per aprire il locale a Lecco, dovevano essere almeno una quindicina di persone. E tra questi c'era Foschini. Me lo ricordo così, a Foschini, che è stato Foschini anche rimpiazzato qualcun altro pure del suo gruppo, adesso tutti non me li ricordo. Sente, Antonio Schettini invece? Allora, Antonio Schettini, qui è una cosa un po' lunga, perché Antonio Schettini è stato rimpiazzato dall'arena di Isola Capo Rizzuto, da Antonio Arena. Sì. Perché molto, ma molto prima che conoscesse a Trovata, a Papalia, a questi qua, lo Schettino aveva una pizzeria allo Scugnizzo in provincia di Bergamo, che confina con Milano, Triuzzo, un affare così si chiama quel paese lì. E lì c'è stata una sparatoria, lui lavorava in cucina e faceva il pizzaiolo, era suo. C'è stata una sparatoria dentro, che hanno sparato a uno, e il Schettino aveva lì un avvocato che era computato con Cutolo, che era latitante, che dormiva a casa sua, che si chiamava questo avvocato, poi è stato imputato anche con noi. E lì cosa hanno fatto? Quest'arena hanno, diciamo, tirato vicino sto Schettini, l'hanno rimpiazzato, e l'arena, per farlo fare la testimoniana falsa, hanno fatto sparire la pistola che aveva sparato, il sangue, cose. E da lì Starena l'hanno, diciamo così, Anton Arena gli avevano rimpiazzato sto Schettini, che poi andare in fondo a vedere, quello che ho scoperto dentro le gabbie, è stato Schettini a rimpiazzare sto Franco Cuoco, e poi Franco Cuoco ha fatto il salto di qualità vicino a Antonio Papalia. Ho capito. Lei quando conosce per la prima volta Antonio Schettini? È appena conosciuto Domenico Paviglianiti, subito sono arrivati lì, perché avevano finito con Flachi, Trovato, cosa, avevano finito l'eroina, e lì avevano appena scaricato un quintale e sono venuti lì a prendere 10 kg d'eroina. Subito l'ho conosciuto, conoscendo Paviglianiti automaticamente, perché loro avevano finito sta roba, ho conosciuto anche Flachi, diciamo tutto quel gruppo lì. Senta Cuzzolo, torniamo a Papalia Antonio. Lei ha informazioni di Papalia Antonio all'interno del carcere di San Vittore? Sì, io ero al piano sotto di me, io ero al 41 e loro erano al carcere normale, con i frigoriferi in cella, con i cosi, erano tutti cevolati lì, lui, suo fratello e altri palermitani. Che vuol dire? Ci spieghi bene questa cosa di essere agevolati all'interno del carcere di San Vittore? Tutto San Vittore non c'aveva nessuno lì i freezer, e loro dietro le porte con questi palermitani qui avevano anche i freezer con i gelati, con i cose, mettevano la roba, e in quel piano lì c'erano 7-8 detenuti, tra cui sti palermitani, i fratelli Papalia e i nipoti, erano tutti, diciamo, in una posizione meno leggera del carcere. Chi erano questi palermitani? Nino Zacco, uno, e poi c'erano i cognomi, non me li ricordo, comunque erano computate con la Domo Connational questi qua. C'era pure quello che gli hanno ammazzato il padre lì,
Quello era il 41 con me a fianco Cella, non me lo ricordo, quello che ha fatto la Duomo con National, questo ragazzo era geopetra, c'era pure questo qui. Senta, lei ha detto Nino Zacco, no? Mi ha sentito? Sì, Nino Zacco, Nino Zacco è collegato ai Papalia, perché ricordo si parlava che Nino Zacco ha fatto il testimone al matrimonio di Rocco Papalia. Senta, ma Nino Zacco aveva un parente che era stato implicato in fatti molto gravi di sangue? Eh sì, ce l'aveva, però io adesso sono passato tanti anni e non è che mi ricordi i cognomi. E in quali fatti era implicato il parente di Nino Zacco? Nino Zacco era computato, adesso mi sfugge quello lì del Duomo con National, come si chiamava quel geometra lì, erano computate con loro per il lavoro della Duomo con National, erano computate al nord-sud il procedimento nord-sud, sì, erano tutti assieme in quel processo lì. Quello si chiamava adesso non sfugge. Le sfugge, vabbè, poi ci torneremo. Senta, torniamo un attimo ai Papalia in carcere. Lei ha detto che godevano di un regime agevolato, lei lo ha definito così. Sì, lì a San Vittore c'era anche l'ispettore, Lorenzo si chiamava questo qui, il responsabile di quella sezione lì, gli faceva passare di tutto e di più. E per me, quando hanno picchiato a Santo Paviglianiti le guardie, Santo Paviglianiti ha accusato i Papalia che gli avevano questo a questo ispettore, Vitiello, Lorenzo Vitiello. E questo ispettore qui l'aveva picchiato a Santo Paviglianiti senza nessun motivo, per niente, perché aveva chiesto il fornello per farsi un caffè, che la mattina dovevamo andare a processo, e allora Santo Paviglianiti ha capito che l'avevano mandato i Papalia. Voleva fare una reazione nei confronti di sto ispettore, la mattina veniva per metterci le mani e andare in tribunale, gli voleva tagliare la faccia con una lametta, i Papalia l'hanno difeso, Antonio Papalia in particolare, e se toccavano quell'ispettore lì andavano nei guai, si perdeva l'amicizia, perché quello li agevolava in tutto. Senta, per quello che risulta a lei, Papalia continuava a comandare anche se stava in carcere? Loro hanno lì la cosa, loro non sono forse, sono i nipoti, come Musitano, Antonio, questo qui detto Brusca, Richichi e Musitano sono usciti dal carcere, facevano la semilibertà e erano imputati ancora per l'educatore in aula, non si capisce come hanno fatto a uscire a Milano, essendo imputati ancora per l'omicidio dell'educatore, facevamo il processo e loro erano a semilibertà fuori, tutte cose così. Io queste cose gliele ho dette anche in aula a Milano, gli ho detto, sì, qui c'è una vergogna. Cioè. Quindi, diciamo, a lei sembravano strane queste circostanze, questo sto cercando di dirci. Ma queste circostanze qui, diciamo, non è che sono strane, perché io conosco tutti i particolari, pure come ha fatto a pentirsi Schettini, tutti i particolari degli imbrogli sull'omicidio dell'educatore, lettere, fasulle, cose, accusare la Uno Bianca, che poi non ho neanche parlato perché dicevo non gli interessava più, ma se no conosco tutti i particolari di tutte queste cose qui che hanno combinato questi. Ora ci arriviamo. Mi dica un'altra cosa, lei Domenico Papalia l'ha conosciuto? Sì, Domenico Papalia l'ho conosciuto, mi ricordo, adesso gli spiego quando l'ho conosciuto, perché non ho parlato con lui, perché siamo andati lì, io e Bruno Baldara, che è Antonio Papalia, siccome abbiamo finito la cocaina, e Antonio Papalia fa l'ultimo 2 chili, cioè dice un chilo mi serve a me, venite a prendere quell'altro chilo, dice, così lavorate anche voi. E siamo andati a Bruno Caldara. Quando sono arrivato lì a Bucinasco, davanti al bar dove frequentano loro lì, è arrivato sto Mercedes nero, era Canale, quello lì, Vittorio Canale, che abitava, non so, abita lì in Francia. Sì.
Sono scese lui e sto Domenico Papalia, lì c'erano come le mosche la gente, ma una cosa impressionante, a mezzo alla strada bloccavano pure la strada per salutare sto Domenico. E allora gli dico a Caldara, ma dice no, conosco gli, andiamo e parliamo pure, salutiamo. Gli ho detto a Caldara, andiamo via, perché gli ho detto qui ci arrestano, guarda lì, bloccano la strada per salutarlo. Erano lì un centinaio, tutti patrioti meridionali, sembrava che era festa, che era arrivato Domenico Papalia, veniva dalla Calabria, che poi ho saputo che l'aveva fermato la stradale a Modena, dentro distributore insieme a Vittorio Canale, aveva avuto anche sto fermo qua. Ma dove vi trovavate? Non ho capito, questa festa in piazza dove è avvenuta? Non ho capito la domanda. Dove vi trovavate? Cioè questa che lei descrive come una festa in piazza, quando è arrivato Domenico Papalia, dove è avvenuta? Al bar di Bucinasco. Ah, a Bucinasco. Dove frequentano i Papalia, che lì quello del bar pure, mi pare che di Platì, quelle zone lì, pure il barista. Ed era la prima volta che lei vedeva Domenico Papalia? Sì. Ci ha parlato in quell'occasione o in altre occasioni? No, non gli ho parlato io. Poi dentro il carcere ci si incrociava così, lui salutava. Anzi, una volta, adesso che mi viene in mente, ero a Cerminati e Domenico Paviglianiti mi ha mandato a chiamare di andare lì urgente. Io sono andato lì e gli ho detto ma siamo rimasti che ci vedevamo domani. No, dice, è venuto qui Ricchichi, mi fa che dobbiamo andare io e te a Bucinasco, all'orto, perché loro appena fuori di Bucinasco avevano sto orto, sto giardino che adesso magari sono tutti palazzi. Dice, dobbiamo andare all'orto, dice che è uscito Domenico Papalia dal colloquio, dal carcere con un permesso, dice, e dobbiamo andare lì che ci vuole conoscere, che ci vuole parlare. E così siamo andati lì, siamo andati col BMW dei Paviglianiti, in quest'orto qui che io sapevo dove era, Domenico Paviglianiti non c'era stato mai, siamo andati lì, ma c'erano lì, ma senza esagerazione, più di 100 persone, e continuavano ad arrivare macchine di grossa cilindrata con su tutte queste persone qui da Lodi, da Pavia, tutti i posti. E allora Antonio è venuto fuori e c'era una baracca lì per riceverci. Il fa Domenico Paviglianiti, ma Antonio, ma cosa ci hai chiamato a fare qui? Guarda qui. Dice, no, dobbiamo decidere una cosa, voglio che ci sei anche tu, Domenico. Allora a quel punto lì Domenico Paviglianiti no, gli fa, se vuoi decidere qualcosa con me è meglio che siamo in meno. L'ha salutato, l'abbiamo salutato e ce ne siamo andati. E quando noi ce ne andavamo, siccome la via era unica, ancora dovevamo uscire sull'asfalto, lui con una macchina lo stavano portando lì a Domenico Papalia in questa riunione qui all'orto. E che cosa bisognava decidere in quell'occasione? Poi lo avete saputo? Ma Domenico Paviglianiti mi ha detto che non avevano avuto dei disguidi con un gruppo che c'era a Lodi, sempre di calabresi, questo e quell'altro. E così dice che si erano chiariti. Mi fa Domenico Paviglianiti, dice, sicuro se c'eravamo io e te, poi ci chiedevano magari di ammazzare qualcuno di quelli lì. Invece si sono chiariti, dice, hanno chiuso di. Si sono chiariti, dice, la situazione. Senta Cuzzola, ma lei è in grado di dirci perché Domenico Papalia attirasse tutte quelle persone? Perché ha fatto quella riunione? No, perché quando si muoveva Domenico Papalia si raccoglievano tutte quelle persone. Lei ha parlato di tutta questa gente che gli stava intorno, centinaia di persone. Sì, si passavano la voce che lui usciva e si raccoglievano, si radunavano lì al bar era proprio una cosa vergognosa. Anche io ricordo un particolare, che lì all'orto Domenico Paviglianiti gli ha detto Antonio Papalia, gli ha detto, ma scusa, gli fa, qui ci sono sti palazzi, se qualcuno si affaccia e vede tutta questa gente qui sotto, dice, così, che ce n'erano a un'infinità, gli fa, arrivano i carabinieri, ma dove scappi qua? Che c'era un canale, dovevi buttarti dentro il canale, e di là c'era l'autostrada. Gli fa, non ti preoccupare, dice che non vengono i carabinieri.
Ma perché lui era latitante? Eh? Perché lui era latitante? No, non eravamo latitante, però una riunione così, tutta quella gente in un giardino, in una baracca, e vedendo dai palazzi, qualcuno poteva telefonare, gli ha detto Pavilianiti, e lui era tranquillo, rilassato, ha detto che lì non veniva nessuno, era sicuro. Ho capito. Senta, torniamo un attimo, diciamo, a quello che è il ruolo di Domenico Papalia, però in ambito di 'Ndrangheta. Quando lei lo ha conosciuto, quando le hanno parlato di lui, che cosa le hanno detto, diciamo, come suo inquadramento nell'ambito della 'Ndrangheta? Chi era Domenico Papalia? Lui, praticamente, Antonio faceva tutto quello che prendeva i comandi da suo fratello al carcere. E questo Antonio Papalia, poi, diciamo, da come lo conosco io, aveva fatto l'omicidio di Totò D'Agostino a Roma. Lui era anche di un paesino lì più avanti, suo padre faceva il sindaco di Totò D'Agostino. E praticamente da lì aveva preso sta condanna, questi reclamavano sempre, perché io ho conosciuto anche il papà di Totò D'Agostino al carcere di Saluzzo. E niente, reclamavano che suo fratello era innocente, che aveva preso la condanna per via del padre, perché teneva amicizie forti, dice, più forti delle nostre, dice, sappiamo di sicuro, dice, che mio fratello, dice, c'è l'ergastolo per via del padre. Infatti, dice, poi quando se muore il padre, dice, mio fratello vedrà che va assolto. Infatti io queste cose gli ho detto pure a Milano un paio di mesi prima che assolvevano il Papalia. Gli ho detto sì, adesso che è morto il padre vedrà che lo assolvono a Papalia. Senta, le risultano rapporti tra Domenico Papalia e i servizi di sicurezza, i servizi segreti? Sì, perché ma non solo Domenico Papalia, anche Antonio li faceva a Reggio Calabria, quando eravamo a Reggio Calabria, perché io ero nella cella con Peppino Melari. Sì. E sto Peppino Melari aveva lì in matricola, lì un ispettore gli raccontava tutto e gli ha raccontato di stare alla larga dei Papalia, perché fanno colloqui con queste persone, le avevano fatte anche, le aveva fatte anche lì a Reggio, ma non è che li faceva solo lui, l'ha fatta anche Domenico Libri, facevano questi colloqui così. Infatti in un colloquio, ero nella cella con Peppino Melari, in un colloquio questo ha detto che era andato dall'avvocato, quando è tornato dentro voleva fare sciopero, sti cosi, e l'ispettore della matricola gli ha detto a Peppino Melari di vedere di non far niente, perché sicuro gliel'avevano ordinato quello lì di fare i casini. Allora Peppino Melari aveva chiamato tutti questi gruppi della tella, dei cosi, per non dare retta a Antonio Papalia. E così hanno fatto, perché Antonio Papalia lì c'erano delle guardie che erano dell'Archi, continuavano a mandarsi in basciata con i Tegano, Domenico Tegano, Pasquale, c'erano guardie che andavano avanti e indietro, gli portavano bottiglie di whisky, dentro le bottiglie dell'aranciata, insomma, avevano tutti questi contatti. E anche l'educatore è morto per via, perché ha parlato di questi servizi, perché lui si è confidato con un detenuto a Opera, e adesso ed ecco che è scattata la morte dell'educatore. E allora Cuzzola, fermiamoci un attimo su questi passaggi. Quindi lei ci sta dicendo che le risultano rapporti tra Domenico Papalia e Antonio Papalia con alcuni appartenenti ai servizi di sicurezza, e ci ha appena detto che anche l'educatore, che ritengo sia Mormile, sia morto perché era, diciamo, a conoscenza di questi rapporti? Sì, Umberto si chiamava, Umberto Mormile. Umberto Mormile. Questo qui ha parlato praticamente, allora Domenico Papalia dal carcere era Opera quando abbiamo ammazzato l'educatore. Sì. A Opera, l'educatore era Opera e Domenico Papalia era a Bergamo detenuto, nel carcere di Bergamo. Sì. E ha fatto pressione al fratello, gli ha detto guarda, io mi ricordo l'abbiamo sparato anche che era mercoledì quel giorno lì, perché il giovedì doveva andare a colloquio, e gli ha detto guarda, non venire neanche a colloquio se non sento, non leggo sul giornale che è morto.
Dice, non vengo a colloquio, se è così, abbiamo dovuto stringere i tempi e andare lì e eliminare l'educatore perché aveva messo la voce in giro che lui conosceva, che sto Domenico Papalia a Parma faceva i colloqui con questi servizi. Dentro il carcere? Sì, dentro il carcere, perché io quando ho cominciato a collaborare, gli ho parlato anche al dottor Nobile di sto fatto, dice no, ma si è chiarito sto fatto, mi ha detto così. E com'è? Mi hanno accompagnato le guardie del carcere. C'era una guardia che faceva i servizi alla porta. Mi fai fatto bene a parlare perché dici io li conosco, quelle che venivano da Papalia Domenico, dice a trovarlo, dice dei servizi, dice, ma non c'era solo lui, ce n'erano anche altri due calabresi che facevano i colloqui con questi servizi. E chi erano? Uno un mazzaferro, ma mi ha detto sta guardia, e un altro, adesso quell'altro non me lo ricordo. Comunque facevano sti colloqui con questa persona qui e mi ha dato la conferma pure questa guardia qui, dopo che io ho parlato con il dottor Nobile, che dice vai tranquillo, dice che se vogliono, dice, se mi sentono a me che questo aveva fatto 5-6 anni lì alla portineria, mi fa, io li conosco bene, nome e cognome di questi che vengono a fare i colloqui con questi detenuti. Senta, lei ci ha spiegato che Domenico Papalia ordina l'omicidio di Mormile dopo che Mormile appunto parla dei suoi rapporti con alcuni appartenenti ai servizi di sicurezza, ai servizi segreti. Questa circostanza lei da chi la apprende? Antonio Papalia. Quindi direttamente dal fratello Antonio. Dal fratello Antonio, quando siamo andati a fare per farmi conoscere l'educatore a distanza, che siamo andati con la sua macchina, aveva un HF lì, una Lancia 4x4, siamo andati fino a quasi a Lodi perché sì, non passava questo qui, ritardava, e abbiamo fatto tutta quella strada di sotto, adesso non mi ricordo preciso come si chiama quel paese lì, mi pare che fa pure confina con la provincia di Pisa. E niente, dice, così si impara a farsi, dice, i fatti suoi, dice, perché lui ha detto a un detenuto che doveva fare la relazione a sto detenuto, e sto detenuto ha spinto per, dice, ma vedi, quando il Gastolano ha i permessi, e quello gli è sfuggito di dire, sì, dice, ma quello lì, dice, i permessi glieli danno i servizi, non glieli dà il magistrato, praticamente... Tutte queste cose così, ecco che se è andata veloce la morte dell'educatore, perché anche a Reggio Calabria, io ero stato lì a Platì, a casa dei Papalia, eravamo lì io, Domenico Paviglianiti, Antonio, è venuto un brigadiere, me lo ricordo ancora tutt'oggi, dei carabinieri lì a dirgli a Antonio Papalia di telefonare a Reggio De Stefano, che Peppe De Stefano di non accompagnare a suo fratello a Platì, se no la gente, il paese è piccolo e mormora, dice, digli che a posto di reagire, che lui andava nella casa di De Stefano, di decano, a dire ti diamo i permessi per andare a casa tua, e non in questi personaggi, ai periodo di guerra, pensa lei come sono coperti questi qua. Quindi sostanzialmente, oltre a questo discorso che riguardava i colloqui in carcere con i servizi segreti, lei ha, diciamo, vissuto anche altre situazioni, tra cui quella che ci ha appena raccontato. Sì, questa qui, sì, perché mi ricordo che eravamo lì nel cortile e c'era lì Peppe Barbaro, mi pare che si chiama, quello lì c'ha un cortile, Cuzzola, in quale cortile? Cerchi di, quando ci indica dei luoghi o delle persone, di farci capire bene di chi si tratta. Vi trovate in quale cortile? A Platia, a casa dei Papalia, lì sì, c'è una discesa rapida che si scende sotto, e lì ci sono i garage, diciamo, no? E sì, noi eravamo seduti lì con un ombrellone, mi ricordo che faceva caldo, adesso non so se erano i primi d'agosto, a fine luglio, il giorno non me li posso ricordare, eravamo io, Domenico Paviglianiti, Antonio Papalia e Peppe Barbaro, quello lì che gli manca un dito, li chiamano 549. Sì. E eravamo andati lì per chiedere a Antonio Papalia se si poteva ammazzare Tommaso Romeo.
E si parlava così, quando è arrivato questo brigadiere con questa macchina e noi c'era la rete rotta lì a casa dei papà lì in questo cortile, siamo usciti di là e siamo andati a casa di questo qui barbaro qua, 549. Non ho capito bene il riferimento a De Stefano che lei ha fatto prima. Sì, che suo fratello, sto brigadiere qua, gli diceva che suo fratello era andato lì all'Archi, digitale De Stefano, e di telefonare e di dirgli che non venire per De Stefano fino a Platì a accompagnarlo. Dice Massimo Pavolino che si prende un tassì e viene su, perché qui dice la gente del paese è piccolo e mormora. E così poi lui se n'è andato, noi avevamo la macchina lì targata Como sulla strada di Platilli, proprio sulla strada, non ha chiesto neanche di chi era sta macchina targata Como, se n'è andato lui sto brigadiere. Senta Cuzzola, da chi ricevete l'incarico di uccidere Umberto Mormile? Io ho fatto i sopralluoghi con Antonio Papalia. Quindi direttamente lui? Sì, con lui ho fatto i sopralluoghi e quando l'abbiamo fatto qui su questa strada qui gli ho detto guarda che se non si ferma a sparare con la pistola che lui cammina è anche difficile ammazzarlo. E gli avevo proposto di ammazzarlo sotto casa lì a Lodi. Gli ho detto andiamo lì sotto casa, quando lui esce dal garage è più facile perché è appunto fermo. E allora Antonio Papalia ci ha fatto vedere che c'erano due semafori lì prima del carcere, su una via, due semafori che la maggior parte erano sempre rossi. No, mi fa lui non c'è scampo, o al primo o al secondo semaforo si deve fermare. Invece quando noi l'abbiamo seguito dall'autostrada, da Melegnano, su questa strada statale lì, adesso mi sfugge come si chiama sto paese, comunque l'abbiamo seguito, lui era dietro, io ho fatto benzina così per perdere tempo perché non veniva, e ho messo 10.000 lire, c'era un distributore lì, ho messo 10.000 lire nella moto. Come partiamo, tap, dietro un autotreno, c'era sto anche Schettini, mi fa eccolo qua, fa, è lui. Abbiamo riconosciuto la macchina e la persona. Allora cos'è che succede? Questo autotreno qui doveva girare a sinistra, la strada era stretta, c'erano macchine e l'ha fermato proprio, l'ha inchiodato lì. Allora io l'ho sorpassato, mi sono affiancato e Schettini con sto 357 gli ha sparato, mi ricordo che l'ha preso sul cosa qui sinistra, l'ha buttato verso destra, insomma l'ha preso parecchi colpi, mi ricordo, perché continuava a saltellare l'educatore dentro la macchina, a buttare sangue dalla bocca pure. Quindi gli esecutori materiali siete lei che guidava la moto e Schettini passeggero che ha sparato. Sì. Nei giorni immediatamente precedenti all'esecuzione dell'omicidio avete avuto degli incontri con Antonio Papalia oltre ai sopralluoghi di cui lei parlava prima? Sì, abbiamo fatto i sopralluoghi, incontro al bar, c'era trovato pure, perché doveva morire anche il giorno prima, il martedì. Siccome pioveva, allora io ero ricercato per l'omicidio Caldara dalla procura di Novara e ho preso, pioveva, ho detto io vedono che piove, non ci andiamo. Invece poi all'indomani mattina l'ho trovato che stavano andando loro senza di me, l'ho trovato lì a Richicchi, a Musitano e a Schettini che stavano andando e mi fa ma ieri mattina non sei venuto, stamattina stavamo andando noi. E gli ho detto se pioveva dove vai con la moto che piove? E gli ho detto stamattina sono venuto perché non piove più. E così siamo andati in una cascina lì appena fuori Bucinasco, una cascina che era dei Sergi e lì c'erano le Musitane e Richicchi che ci hanno dato le pistole, la moto, tutta l'attrezzatura e poi Richicchi ci ha aspettato con la macchina. Musitano fa allora io me ne vado al bar, dice, perché se vai tu a guidare la moto, dici io me ne vado al bar, vai al bar. E così Schettini siamo partiti e abbiamo commesso l'omicidio dell'educatore e via. Senta,
dopo aver commesso l'omicidio, lei ha poi incontrato Antonio Papalia? Sì, sì, l'ho incontrato subito, lo schettino eravamo andati lì vicino in una via dove abita Pepe Onorata, vicino a Piazzale Loreto, perché c'erano delle donne che lavoravano a night, fa, ce ne andiamo lì, ce ne stiamo lì, mi fa, dice così, dice, siamo a posto, non ci facciamo vedere in giro, no? Sì. E invece poi io all'indomani mattina ho preso e sono andato lì. Lì dove? Lì dove? Lì a Buginasco al bar. Sì. Perché lui mi cercava, perché chiedeva sempre i particolari, come era andato, come non era andato, dove era la pistola, perché era tormentato tanto questa pistola dov'era, e io gli ho detto guarda che appena abbiamo girato lì a destra sulla via, circa un 15-20 metri, gli ho detto schettine, l'ha buttata dentro quel canale lì, non di più, gli ho detto 20 metri, c'era un cespuglio. Perché a me mi pare che tutti i particolari sono andati a recuperare questa pistola, allora. Sì. E niente, mi aveva detto che aveva fatto telefonare o doveva telefonare, ma mi pare che aveva fatto telefonare dal distributore di Modena un giornale di Bologna, sì, dicendo che le falangi armate avevano colpito l'educatore e via. E questo glielo disse Antonio Papalia? Sì, sì, che poi lo Schettini loro l'hanno sempre manovrato da collaboratore, perché hanno fatto fare delle lettere anche per la Uno Bianca, che erano state quelle della Uno Bianca, perché Domenico Papalia poi era a opera insieme a Schettini, trovato tutti questi qua. E c'erano dei momenti che sto Domenico Papalia diceva che andava dall'avvocato, che spariva, e quando tornava dal carcere lì le cose convinceva Schettina a scrivere ste lettere accusando a quelle della 1, dobbiamo fare così, dobbiamo fare colà. Evidentemente si vede che andava a colloquio, prendeva ordini, distribuiva Schettina, gli diceva cosa doveva fare con l'omicidio dell'educatore. Senta, mi pare di aver capito che lei incontra poi Antonio Papalia, che le parla di questo discorso della rivendicazione, quindi di falange armata, il giorno dopo l'omicidio, ho capito bene? Sì, sì, ma adesso ricordo il giorno dopo, può essere anche due giorni massimo, ma così è stato. Così è subito, stato. Subito, ma quando, sì, sì, quando le dice questa cosa, siete soltanto lei e Papalia Antonio, o c'è anche qualcun altro presente? No, no, non c'era nessuno, eravamo io e lui, perché io ero, ripeto, ero ricercato per l'omicidio di Caldara Bruno e dormivo a Roi in un appartamento che avevano trovato le chiavi Molinetti. Era uno zio di Peppe Molinetti, che è venuto su Peppe Molinetti, si è fatto dare ste chiavi, era un suo parente, che suo parente era un dirigente dell'Alfa Romeo, era in pensione, era andato in montagna, e allora sto parente qui mi ha dato le chiavi e dormivo lì, e mi ricordo che sono andato da solo lì, perché era andato da Mimmo Branca a Milano e mi fa, ma guarda, dice che si parlava, dice, mi ricordo che è andato lì Ricchichi, che era andato lì da Mimmo Branca, se mai avevano visto, perché loro sapevano che io frequentavo da Mimmo Branca a Milano lì, a zona Quartugiaro, e erano venuti lì e dicevano guarda ti cercano, adesso vado io, e sono andato e mi ha detto sti particolari, voleva sapere a tutti i costi dove era la pistola che è sparata, perché quella lì non sparata ce la siamo portati indietro. Quindi è Antonio Papalia che le fa riferimento a falange armata? Sì, sì, mi ha detto lui personalmente che avevano fatto telefonare da uno, ma adesso tutti, ma mi ricordo che gli avevano dato 5 milioni per fare questa telefonata, era uno pure che lo usavano, diceva lui, quando si sequestra per far telefonare, fare queste cose, lo pagavano solo per questi motivi qua. Ma era un soggetto di 'ndrangheta questo telefonista? Così mi ha detto che era uno che lo usavano per le telefonate. Non ma detto, anche, in particolare anche ai tempi dei sequestri, lei ha detto.
Sì, che gli facevano fare pure telefonate per il sequestro, per l'estorsione, qualche estorsione lì in zona, cose, glieli facevano fare sempre a questo qua. E le disse anche che la telefonata doveva essere fatta ad un giornale di Bologna? Sì, un giornale di se Bologna l'hanno fatta la telefonata. Queste domande forse no, non sono sulle domande, ha già risposto, avvocato. Sto cercando di puntualizzare per fare delle domande. Va bene, risponda. Ma ha detto che era un giornale di Bologna dove hanno fatto la telefonata. E poi quel numero lì pure mi aveva detto che era un numero riservato, praticamente non era un numero che tutti potevano averlo per chiamare questi giornalisti, era un numero riservato dove avevano chiamato. Che vuol dire un numero riservato? Che non l'avevano tutti, diciamo, le persone, oppure lo potevi trovare facilmente. Era un numero riservato e hanno chiamato quella specifica persona proprio per comunicare questa falange armata. E dove l'aveva preso questo numero riservato, Papalia? Gli aveva dato il fratello, l'aveva già lui, gli aveva dato il fratello Domenico, io non lo so dove l'ha preso. E come fa a sapere che gli era dato il fratello Domenico? Perché parlando aveva detto che suo fratello aveva chiesto di fare questa telefonata qui pure. Sente, da dove era stata fatta la telefonata? La telefonata, quello che mi parlava lui, era stata fatta dal distributore di benzina venendo in zona, diciamo, sud a Modena, all'uscita di Modena, perché mi ha raccontato anche sto particolare che lì subito c'è il casello. E allora cosa ha fatto? Non ha attraversato questo qui il casello, ha fatto inversione a U e si è ritrovato di nuovo in direzione nord senza prendere il biglietto. Aveva preso il biglietto a Melegnano e lui è uscito a Lodi e se ne è venuto su e ha pagato l'autostrada a Milano-Lodi, perché lì i caselli sono unici, non sono spezzettati. Senta, Cuzzola, lei ha mai sentito parlare del generale Delfino? Di chi? Generale Delfino. Sì, il generale Delfino, quando Saverio Morabito ha deciso di collaborare col magistrato, l'ha mandato a chiamare a lui, a Delfino, e Delfino gli ha detto non mi metti in questi guai perché sai, mi conoscono, vabbè. E nello stesso tempo cosa ha fatto Delfino? Ha chiamato a Domenico Avalia, che era lì nello stesso carcere, e gliel'ha detto. E Domenico Avalia gli ha detto passa subito da mio fratello e digli sta cosa. E allora cos'è che hanno fatto? Gli hanno telefonato, non so dove, in autostrada. All'epoca anche Antonio Avalia mi ha raccontato che ha incontrato il generale Delfino in Morghese sull'autogrill e gli ha raccontato di Saverio. Perché Antonio Papalia cosa ha fatto? È venuto subito a Cermenate. È venuto a Cermenate e ha parlato con Domenico Paviglianiti e gli chiede a Domenico Paviglianiti, dice sai, dice, è una cosa che deve fare Nino. E gli fa Domenico Paviglianiti, che cosa, dimmi? Dice sai, Saverio, dice, abbiamo saputo che vuole collaborare, dice, Nino è stato un po' di anni a Novara insieme, dice, nella cella, cose, hanno una certa stima, dice, una certa cosa, dice, lui di Nino non sospetta niente, noi lo sappiamo che lui vuole collaborare, dice, lui va lì, dice, c'è anche mio fratello, come arriva lì, trova già lì il coltello, dice, dentro la doccia, dice, per ammazzare a Saverio. Allora io mi sono ribellato con Domenico Paviglianiti, gli dico come, lui c'ha l'ergastolo, accusi i suoi e io mi devo far arrestare con un etto d'eroina perché avevano programmato di farmi arrestare nella zona di Bergamo con un etto d'eroina, vado lì, mi faccio arrestare per ammazzare a Saverio quando lui è lì che ci mangia e ci beve. E allora abbiamo avuto discussione con Domenico Paviglianiti su questo, poi si è persuaso anche lui e gliel'ha detto ma scusa, se tuo fratello è lì, sapete, c'ha le gare, ma perché no? Dice no, non si fida da, no. Insomma, in conclusione gli posso dire che questo coltello qui poi l'hanno sequestrato le guardie. E cos'è che è successo? Uno, quando io ero detenuto a Busto, adesso questo fa il gruppo Labate di Reggio,
Era stato condannato con l'autoparco di Milano, era amico di Pietro Labbadi. Io sono stato in cella con lui e mi ha raccontato, mi fa Nino, io andavo in permesso, ero nella cella con Domenico Papalia, dice. Alla mattina ci fanno la perquisa, dice, e non trovano niente. Dice, al pomeriggio, dice, viene un brigadiere dritto dritto, ha scollato la formica nello stipetto, ha tirato fuori sto coltello, se l'ha presa e se n'è andato, dice, adesso me l'accusano a me, dice, che io alla sera avevo firmato il permesso 5 giorni e al mattino dovevo uscire, dice, cosa me ne devo fare, dice, 20 anni di galera di sto coltello. A lui se lo sono preso, se lo sono portato a Roma, lì a Re Bibbia l'hanno messo in una sezione dei Gevolate, lì, perché combinano sempre queste cose qua, questi papali insieme a questi servizi, anche a Cuneo, hanno aperto una sezione, hanno fatto fare perquise, cose, facevano delle cose impressionanti quelle che fanno questi qua. Senta, in relazione al numero riservato di cui parlava prima del giornale di Bologna, qualcuno le fece il numero di Delfino, il nome di Delfino? Io quando quello che so io di Delfino so che gli passava, questo Delfino era ad Asti e sapevo che si incontravano con Tonio Papalia e quella volta lì che l'ha chiamato Saverio ha fatto anche il colloquio con Domenico lì a sempre in Borghese, a Bergamo, però che sto Delfino qui si incontrava con Antonio Papalia, lo sapevo perché non andava proprio ad Asta Antonio Papalia, ma sapevo che magari nella provincia di Pavia, lì vicino, così Casale Monforrato si incontravano. Le dico questo perché lei il 13 febbraio del 2015, rispondendo a una domanda proprio su questo argomento, dice, posso solo ipotizzare che fu il generale dei carabinieri Delfino, ottimo amico di Antonio Papalia, a fornirlo e si riferisce al numero riservato. Sì, sì, se l'ho detto perché la memoria era più fresca, adesso sono passati tutti questi anni davanti, non è che mi posso... Ma è sempre una sua ipotesi, non le dissero mai il numero ce l'ha dato Tizio. Ma quello che mi ricordo io... particolare la telefonata sono sicuro che si incontravano con Delfino, sono sicuro perché lo ripeteva sempre Antonio Papalia. Adesso se ho detto così il telefono, il numero di telefono, può darsi che gli ha dato pure Delfino perché la memoria era più fresca. Senta Cuzzo, lei ora ci sta parlando di una telefonata che parte da Modena al giornale di Bologna in cui si fa riferimento a Falange Armata, ma per quello che lei sa, la telefonata fu una o furono più di una? Adesso mi viene in mente, mi pare che l'hanno fatta all'Ansa la telefonata. All'Ansa, All'Ansa mi pare che è stata fatta questa telefonata, all'Ansa di Bologna. Si ricorda non se vorrei... Se poi dopo questa prima telefonata ce ne furono altre, ovviamente se questo le è stato detto. Io non ricordo adesso questi minimi particolari così, mi ricordo che ci sono state fatte telefonate, ma la quantità particolari mi ricordo quel giorno lì, poi se sono state fatte delle altre non ricordo per il momento. Le spiegò Antonio Papalia come si era arrivati a questa sigla Falange Armata? Dove l'aveva presa? No, perché loro parlavano di deviare l'indagine, dice deviando l'indagine facendo finta che, cioè che buttavano su questa cosa qui, Falange Armata, praticamente anche la magistratura era deviata a indagare su altre persone, non in quella direzione, diciamo, che erano i Papalia oppure altri gruppi. Era una cosa per deviare l'indagine, che poi hanno continuato a deviare l'indagine con Domenico Papalia dal carcere, facendo scrivere lettere a Schettini, accusare anche persone innocenti, hanno fatto delle cose proprio perché so che parecchie lettere di Schettini gliela ha fatte strappare Santo Paviglianiti, perché lo Schettini, loro parlavano Domenico Papalia, Schettini è trovato per queste lettere, poi mandavano a Schettini per
per leggere, per convolgere a Santo Pavigliani, gli facevano leggere a Santo Pavigliani. Santo Pavigliani, mi ricordo che c'era Domenico Pavigliani ancora latitante, Giovanni Puntorieri, mi fa schiettine, se non strappi queste lettere gli fai, gli faccio ammazzare i figli fuori. E così due lettere, lo schiettine la strappate. Mi ricordo che magari una è partita, ma tutte cose le organizzava Domenico Papalia dentro il carcere a Opera. Quindi l'anima era sempre Domenico Papalia, lei dice? Sì, sì, era sempre lui il dirigente di questi depistaggi qui. La domanda era diversa però, visto che lei si ricorda la sigla Falange Armata, le chiedo se Antonio Papalia le spiegò dove l'avevano presa questa sigla. No, no, adesso non mi ricordo io. Sono passati tanti anni, non mi ricordo, qualcuno aveva suggerito che Antonio Papalia non è che c'ha tanto cervello, è una persona che fa fatica pure a scrivere, non mi pare che c'ha tanto cervello, qualcuno l'ha suggerita a lui o suo fratello Domenico di fare questa telefonata, questo numero e sta sigla. Quindi le dice qualcuno suggerì questa indicazione Falange Armata. Sì, lui non è la scienza che si porta come studi, infatti a Novara quando ha dato l'esame per ragioniere ha copiato tutto da Giovanni Tripodi, è d'accordo con la direzione per farlo passare ragioniere, per fargli tirare via il 41 bis. Non ha tanta testa per scrivere. Senta, quando si parlò di Falange Armata, lei si ricorda se fosse presente anche Cocotrovato, Franco Cocotrovato? Ma io non so, io mi ricordo che c'era una volta questa Falange Armata, ma però io l'ho saputo per prima e io mi ricordo dopo un paio di giorni che siamo stati lì e ho trovato, mi pare c'era... No, Domenico Pavigliani era carcerato. E ho trovato lì, ha trovato e voleva sapere con la moto questo e quell'altro, e si è parlato pure ancora di questa Falange Armata, lui continuava a dire che avevano telefonato per deviare, aveva fatto sto nome di sta Falange Armata, mi ricordo c'era anche trovato, ma dopo giorni, però 2 o 3 giorni adesso. Senta, un'altra cosa, o meglio un'altra specificazione. Lei dice qualcuno gliel'aveva suggerita questa sigla, ma non ho capito se questo è un suo pensiero o le venne detto in questi termini proprio da Papalia Antonio. No, non è che lui mi ha detto l'ho inventata io oppure... No, mi hanno detto di fare così e lui aveva fatto il giorno prima il colloquio con suo fratello e probabilmente è partita anche da lì, qualcuno gli ha dato questo numero, gli ha dato la cosa di sta Falange Armata. Quindi questa è l'affermazione che fa Antonio Papalia parlando con lei? Con me, mi ricordo dopo 2 o 3 giorni c'era anche Trovato presente, che abbiamo parlato di sta Falange Armata che aveva telefonato e che deviavano le indagini su questa Falange Armata qua. Ho capito. Senta, andiamo avanti. Lei ci ha parlato prima di una serie di rapporti anche in carcere dei Papalia, del gruppo di cui sta parlando, anche diciamo con soggetti di estrazione criminale diversa. Quindi le chiedo, le risultano rapporti tra i Papalia e Cosa Nostra? Sì, loro con Zacco e pure con quelli lì, adesso non mi ricordo, quello di Domo Condition, questo qui si chiamava, suo padre è stato Corolla. Carollo. Sì, loro hanno dei contatti perché i primi quintali di eroina che ancora non avevano i turchi, il primo quintale l'hanno preso i Sergi Saverio e questi qua l'hanno preso da Carollo, il padre. Carollo. E a quali anni facciamo riferimento in relazione a questi rapporti? Io
quando loro hanno fatto queste qui, credo che ancora ero detenuto, si parlava con Saverio, me l'ha raccontato Saverio che le prime cose, poi hanno avuto gli scarichi loro, diretti, con i turchi, e lì a Corsico, Buccinasco, queste zone qui, che c'erano i palermitani, per esempio Trezzano sul Naviglio e dei palermitani, loro... E si avevano diviso le zone lì per la roba, perché quando hanno ammazzato a Carollo pure, mi ricordo che si parlava, che... Chi lo ha ammazzato a Carollo? Ma questi qui, quello che si parlava, io non so chi ha sparato, però si parlava del gruppo di Rina che l'avevano ammazzato. Questi qui del gruppo Carollo, per non sbandarsi tanto, per rimanere a vista tutto, hanno preso, gli hanno dato tutta l'eroina a Saverio Morabito, gli hanno dato i clienti pure, però una percentuale che dovevano dare a loro, perché si stavano chiusi per non andare in giro, perché non riuscivano a capire che ha sparato all'inizio. Fermiamoci un attimo, Cuzzola. Io le ho chiesto se lei ha conoscenza di rapporti Papalia Cosa Nostra e lei mi ha parlato di Carollo. Ora le chiedo, oltre a Carollo, lei ha conoscenza di rapporti anche con altre famiglie di Cosa Nostra? Adesso tutti i cognomi non me li ricordo, però con Nino Zacco, con altri che avevano i cavalli a San Siro di sti palermitani, perché siamo andati un paio di volte con Domenico Paviglianite lì, e Domenico aveva pensato di chiedere i soldi, Antonio Papalia dice no, dice se avete bisogno di qualcosa venite da me che vado io, dice ci danno quello che vogliamo, dice anche se abbiamo bisogno di soldi per i carcerati qualche 100 milioni, però San Siro per i cavalli, tutta quella zona lì avevano questi palermitani qua, di preciso io adesso tutti no, non mi ricordo i cognomi, no, mi sono passati tutti questi anni. Senta, sempre nell'interrogatorio che le ho già richiamato varie volte, quindi 13 febbraio 2015, lei mi fa i nomi dei Madonia e dei fidanzati. Ah, pure i fidanzati, sì. Sì, i fidanzati, adesso che mi viene in mente, hanno pure Guglielmo, questi qui erano tutti collegati pure con i Papalia, e questi fidanzati qua... Adesso ho la testa un po' così, dunque questi fidanzati qua lavoravano la roba e quello di Rosarno che è sposato la figlia dei Tegano lì, adesso come si chiama, Franco Crudo, sì. È andato dai fidanzati e si è presentato come Domenico Paviglianiti e gli ha chiesto un po' di chili di roba, mi pare che era la cifra sui 300 milioni e non gliel'ha pagata e i fidanzati poi nel carcere di Cuneo, Guglielmo a Santo Paviglianiti gli chiedeva i soldi, fa vostro fratello mi deve pagare, gli fa ma mio fratello quanto è alto? E lui gli ha indicato a Franco Crudo, gli fa no quello non è mio fratello, lui non gliel'ha detto che era Franco Crudo, dice mio fratello guarda è alto come me, uno è... I 58, no? Non può essere uno più alto. E i fidanzati erano pure collegati con i Papalia, sì. E i Madonia? Perché lei fa il nome dei Madonia nel 2015? Madonia? Madonia, lei mi indica i Madonia e i fidanzati. Madonia, mi ricordo che c'erano pure sti Madonia lì collegate con sti fidanzati, però adesso sono passate tanto tempo e non ricordo tutti i particolari, mi ricordo sti cognomi che c'erano, ma... Senta, lei ci sta parlando di rapporti quindi tra questi soggetti di Cosa Nostra e i Papalia, ma riesce a qualificarmi meglio che tipo di rapporti avessero? Ma si scambiavano anche in favore di droga, se magari erano, per dire senza uno, un gruppo, quell'altro, perché lì c'erano i figli pure, che questo qui è scappato dal carcere di Novara, un palermitano, e c'ero pure io lì detenuto quando è scappato, e poi è morto lì,
in Sud America con un incidente, e sto figlio qui di questo qui, 100 milioni Antonio Papalia, fa, se non li porta, dice, mi rivolgo, dice, ai suoi capi, così, dice, se non me li porta poi prendo decisioni io. Che poi questo ragazzo qui gliel'ha portato, perché gli ho chiesto dopo un po' di tempo, sì, fa, me l'ha portato un po' per volta, dice, una volta 50, un'altra volta 20, dice, mi ha saldato il conto. Senta, lei ha già detto che Carollo viene ucciso su disposizione di Rina. Sì, così si parlava a Milano, io non da è che... Da chi lo ha preso? Ma anche da Antonio Papalia, così Franco Trova, si parlava per l'omicidio, anche queste cose qui, dopo tanti anni si facevano questi discorsi così. Che cosa succede dopo l'uccisione di Carollo a Milano? Io quello che mi ricordo io, subito dopo l'omicidio avevano... Questi qui li avevano ceduto tutti i Papalia e i Sergi, tutte le loro zone per droga, cose, perché non riuscivano subito a compattarsi, a capire. E poi sono passati un po' di mesi, si hanno ripreso tutti in mano loro le loro cose, dicendo che avevano chiarito queste cose qua. E si parlava che questo Carollo è stato, sono partiti da giù a sparare. Quindi morto Carollo, lei dice, quello che facevano i Carollo passa ai Papalia Sergi. Non è che gli hanno passato per un periodo, ha capito? Per 6-7 mesi, 8 mesi, tutte le zone lì, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, mi pare che avevano Cesano pure Boscone a Milano. Insomma, gli hanno passato non per sempre, gli hanno passato finché non si sono, diciamo così, chiariti quella situazione lì, e poi loro se l'hanno ripresa indietro tutte quelle zone lì per vendere la roba. Senta Cuzzo, un'altra cosa. Oltre a calabresi e siciliani, in Lombardia in quegli anni chi operava? Ma c'erano di Isola Caporizzuto, c'era un nipote dell'Arena pure. E questi sono sempre calabresi? Sì, erano lì questi. C'erano napoletani, c'erano pugliesi? Sì, di Ercolano lì. Questi qui, sono stato a Ercolano io, perché sono andato anche a Ercolano, che ho sparato a San Giuseppe Vesuviano lì a Batti, e abbiamo avuto l'appoggio lì a Ercolano abbiamo fatto 2 anni anche di processo assieme. Questo qui mi pare che adesso è morto con un infarto. Raffaele si chiama, mi sfugge adesso il cognome. E sono andato anche a Napoli a sparare, abbiamo fatto anche dei favori ai napoletani quando hanno ammazzato Cutolo, il figlio di Cutolo, cose. Quindi avete rapporti anche con i napoletani? Sì, anche in Puglia, con Anacondia, diciamo così, lì anche lì morti, in Puglia, San Giovanni Rotondo, quella zona lì. E questi napoletani e pugliesi operavano anche loro in Lombardia? Allora, i pugliesi operavano in Puglia, avevano qualcuno anche a Milano e prendevano tutta la roba dai Paviglianiti. Sì. Perché questi qui avevano i contatti con i Tegano, e Tegano gliel'ha deviati a Domenico Paviglianiti. I pugliesi quindi avevano rapporti con Tegano, quale Tegano? Sì, avevano il rapporto con Tegano, infatti quando ci sono state quei 2 morti lì in Puglia, a San Giovanni Rotondo, Anna Condia l'ho dovuto portare io in Calabria a una riunione lì nei Tegano, in modo che sono stati i Tegano a chiedergli quei morti, perché l'Anna Condia se no non ammazzava quelli là per trovato. Quale Tegano? Domenico e Pasquale, perché Giovanni non si faceva trovare, era a casa dei Frascati, quello che vende i camion, perché l'ho trovato lì, una volta sono andato lì, l'ho trovato, era a casa dei Frascati, che sono andato a prendere a Domenico Libri per portarlo a Milano, che era latitante.
Quindi Domenico e Pasquale Tegano mandavano ordini anche a Milano? Sì, sì. E infatti quando io ho ammazzato uno a Modena, qua, che era lì di Ciumare Muro, è venuto, ha portato l'ambasciata a Carmine De Stefano, perché Domenico Vogliani era in galera. È venuto Carmine De Stefano, dice no, bisogna farlo. E gli ho detto, ma Domenico si è preso lui l'impegno che andava lui a sparare. Gli ho detto, lascia che esce, che per fine mese. No, 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 il Tegano, Domenico Pasquale, dice, mi hanno incaricato a me di dirti che deve andare subito. Adesso io metto a disposizione a Schettini. E mi ha messo a disposizione a Schettini, ci ha mandato lì. Io conoscevo solo la macchina, l'individuo, no? Mi fa quello che sale su quella macchina, ammazzalo. E così abbiamo fatto con Schettini. Ovviamente, Cuzzola, tutto quello che lei ci racconta è antecedente al 92 ed è riferibile a quei tre mesi in cui lei poi è stato libero, prima della carcerazione lunga, fino a qualche anno fa. Sì, sì. Questi sono omicidi prima del 92. Prima del 92. Ero stato processato a Reggio Calabria per questo. Senta Cuzzola, le risulta che i Papalia ad un certo punto diventarono i responsabili di tutta l'andrangheta della Lombardia? Sì, sì, non si potevano aprire locali se in Lombardia se non andava Antonio Papalia. Infatti il locale a Lecco è andato lui per aprirlo il locale, infatti perché gli avevano dato, che mi ricordo io, perché abbiamo avuto una discussione con Natalia Monte, no? Nel carcere di Cuneo, che Natalia Monte rimproverava Santo Paviglianiti perché si era messo con i Papalia, vicino ai Papalia, e Santo Paviglianiti gli fa, ma perché? Perché, dice, voi non lo sapevate, dice, che questi qui hanno i contatti, dice, con i servizi e fanno i reati, i sequestri con i servizi, queste cose qua. E Santo Paviglianiti gli ha detto no, dice, ma voi vi siete allontanati da me, dice, per niente, se eravate vicino a me, dice, tutte queste cose qui non li facevate voi Papalia, perché quando hanno dato l'incarico lì a Montalto, lì alla Madonna lì di Polsi, a Antonio Papalia per la Lombardia, c'era Natalia Monte e suo figlio Vincenzo. Sì. E allora al mattino mi ha raccontato io a Monte che dovevano fare la votazione se Antonio Papalia o i Sergi. E allora quando ha sentito lui il nome di Antonio Papalia, cosa ha fatto? Ha mandato a Vincenzo a Gambari di telefonare a casa. Quando è tornato gli ha detto che la mamma era ricoverata d'urgenza, che lui non poteva stare lì dove non era vero niente, l'ha fatto per andarsene. Dice, così un indomani se qualcuno mi dice io non c'ero per la votazione, dice, l'ho lasciato lì. Dice, io non c'entro niente, dice, io se c'ero io lì avrei votato contro per Antonio Papalia, dice, perché lo sanno tutti, dice, che questi qui sono collegate, dice, con i servizi. E poi io sono stato anche in cella con Mico Barbaro, Ugastano lì, Usparito, come lo chiamano, Usparito. E mi è sempre raccontato che i sequestri, i soldi l'hanno portati sempre a casa sua, non è che l'hanno portato per le campagne come raccontano i giornali. Ma perché? Ma perché le hanno raccontato che già ai tempi dei sequestri c'erano questi rapporti con alcuni appartenenti ai servizi? Sì, sì. Ah, scusa un minuto, adesso io gli dico una cosa, dottore, ma anche la Ghedini, quella lì, hanno pagato 500 milioni a Mazzaferro, a Vincenzo Mazzaferro. E lei, glielo chieda a Speranza, che è quello che quando è venuto a Roma l'ha portato dietro, glielo chieda a lui che gliela date lui a Mazzaferro. Per la Ghedini, quando il giorno prima erano a 20 metri dalla Ghedini, che l'avrebbero potuto liberare senza dargli niente. E Mazzaferro si è fregato quei soldi. Perché si pagavano i riscatti pur potendo liberare i sequestrati senza pagare? E invece li pagano perché anche Domenico Barbo mi ha raccontato, magari firmano per 5 miliardi, gliene danno 2 o gliene danno 1,5, lì qualcuno che fanno questi intralazzi c'è. Fanno queste cose qua, e io quello che ho sentito io è una cosa assurda, che poi vengo martellato io e lì ci sono pezzi, mi pare che gli avevo parlato pure che ai Tegano non li facevano uscire di casa, andava lì la polizia, Blasco anche lui, commissario, cos'era Blasco, commissario, cos'era, poliziotto, lì comandava la squadra mobile, andavano lì con sto libro per fare fermare i Tegano a casa per non farla ammazzare.
tutte queste cose qui a Reggio li sanno cane e porci, ma anche l'elementare. E poi quando c'è stato il fermo lì nella casa dei Tegano, che c'erano i palermitani, i catanesi, sì, hanno preso 10 milioni per fare tutto. Ci racconti questa cosa, questo incontro a casa dei Tegano con i palermitani? Allora, io ho sparato a questo qui di Modena, e il trovato era andato dai Tegano e si era vantato, elogiato che lui aveva sparato lui, perché io non avevo voluto andare a sparare, e allora sono andato lui a Schiattini per ammazzare a questo qua a Modena, di Fiumara di Muro. E allora Domenico Paviglioni è uscito, mi ricordo che era uscito i primi di aprile, è andato lì, si è preso il tassì, è andato ad Acchi. Sì. Alla sera telefona a Coma suo fratello, è andato ad Acchi, anzi andiamo avanti con questo discorso, è andato ad Acchi, quando lui è entrato dentro lì, ha trovato lì che lì c'era un tavolo lungo. Persone sedute lì siciliane, erano del gruppo Ercolano lì, e palermitani di Rina, erano lì perché avevano avuto dei problemi con ditte che lavoravano in Calabria, cose, no? Ercolano le intende Santa Paola di Catania? Sì, sì, Santa Paola, Ercolano, Santa Paola, di quel gruppo lì erano in quattro e tre palermitani. E i Tegano hanno fatto sedere a Domenico Paviglioni al tavolo per sentire i discorsi. Sì. E mentre facevano questi discorsi di parlare per queste ditte qua che dovevano fare i lavori lì in zona. In che anno siamo, Cuzzola? In che anno siamo? Ma guardi, sarebbe la fine di aprile, io lo colloco dunque l'educatore nel 90, 11 aprile. Adesso sì, sì, quel periodo lì, il 90, il mese di aprile, mi pare che aveva ammazzato pure questo qui a Modena, con Schettini. Perché mi ricordo che Domenico Paviglioni è uscito alla fine di aprile, è andato nei Tegano, l'hanno fatto entrare. Sì. Quando si è seduto lì dopo mezz'ora c'è stato sto coso della polizia, i Tegano gli hanno aperto per uscire di dietro tutti questi qua. Quindi mi scusi, quando arriva Domenico Paviglianiti è in corso una riunione a casa Tegano? Sì, sì. Giusto? A cui sono presenti chi dei Tegano? Il Tegano Domenico e Pasquale. Poi lei ha detto che ci sono degli Ercolano? Sì, erano Ercolano di cognome, quelli catanesi, del gruppo Santa Paola Ercolano. E poi tre palermitani di Rina, lei ha detto. Sì, sì, erano palermitani del gruppo di Rina. E stavano discutendo, non so, ste ditte che dovevano fare lì, lavori, cose, per il 5%. Ah. Perché mi pare che avevano dei problemi in un posto e allora i siciliani gli dicevano, guarda, le ditte devono lavorare. Noi gli diamo lo stesso il 5% e glieli diamo, perché erano due gruppi che si litigavano, ma adesso non me li ricordo qual era, perché gli siciliani dicevano gli diamo il 2,5 a uno e 2,5 all'altro, così con noi la ditta deve andare avanti con i lavori. Mentre facevano questi ragionamenti, sto blitz della questura, fanno sto blitz, i Tegani aprono di dietro per farle scappare di dietro, quando hanno aperto di dietro c'erano lì tutta questa questura, queste cose, insomma, questo qui, questo commissario si siede lì sul tavolo, ha preso tutti i documenti e ha fatto un foglio con tutti questi nomi qua. Ha fatto il foglio e ha registrato a Domenico Paviglioni, gli fa, lei è appena uscito, dice un'ora fa e già si trova qui. Dice no, sono passato per salutarlo, gli ha detto Domenico. E alla sera mi telefona, mi dice di andare giù perché Domenico Tegano era rammaricato per il fatto che era stato a sparare e sto trovato a quel che io non ero andato. Mi fa Domenico, guarda che è stato Nina a ammazzare a quella Modena, no? Un Franco trovato. Dice fallo venire qua. Infatti io alla sera, non ricordo se ho preso l'aereo o sono sceso con la macchina, comunque al mattino sono andato lì, sono sceso con la macchina. C'era un 3.000 Mercedes, sono sceso con la macchina. Alla mattina vado da Domenico, gli dico, ma cosa mi hai fatto scendere a fare qui qua? Dice, no, non ti preoccupare, dobbiamo andare da Tegano a chiarire una cosa. Che cosa dobbiamo chiarire? Dice, sai, Franco Trovato si è vantato che è stato lui a sparare. No, io ho detto, l'ho sparato io e Schettini siamo andati lì per ammazzare a quello lì.
E arriviamo lì, suona. Innanzitutto lì sulla porta c'era una macchina della polizia che avevano portato sto registro per farle firmare. Non sì. Ci ha chiesto neanche i documenti. Sì. Poi siamo andati dentro e Domenico Poviglioni dice, allora che fa? Ieri cosa avete combinato con quelli là? Dice, perché adesso è un pasticcio con questi palermitani catanesi qua, sto fermo. Dice, Regimo Leone, dice, mi ha costato, gli ha strappato un biglietto davanti a me, dice. Dice, non ti preoccupare, dice, non c'è più niente, dice. Mi ha costato 10 milioni. Cioè 10 milioni pagati per fare che cosa? Strappare i nominativi di questi fermi che erano state fatte a casa dei Tegano. Quando c'erano i siciliani? Sì, quando c'erano i siciliani. Quindi era scomparsa la traccia documentale sostanzialmente di quel summit, lei questo sta dicendo? Sì, sono state strappate perché io ero lì presente quando il Domenico Tegano e Pasquale si vantavano di questa loro amicizia. Dice sì, ma quello lì non è che li prende solo da noi, dice, soldi, li prende pure dalla parte dell'avversario, dice, se c'è qualcosa, dice, non è che lo fa solo con noi. Lei perché dice, anche a Reggio Calabria. Mi scusi Cuzzo, lei dice avversari perché era ancora in corso la guerra di mafia a Reggio? Sì, era ancora, non erano pacificate, diciamo così, quello che ricordo io, non erano pacificate con i Condello, Rusmini, tutti questi gruppi qua. Perché io mi ricordo che anche lì a Reggio, Ponte Sant'Agata, è stato sparato un commissario, ma non ha mai denunciato. Ha capito? Tutti in ciucce cose che avevano con i Tegano, con i Condello, uno alto con la barba lì, che si era lasciato la barba per un paio di giorni, è stato sparato lì. E non hanno denunciato, perciò avevano tutti i collegamenti, c'erano i collegamenti, non è che non c'erano. Senta, a seguito di quella, diciamo, di quell'incontro a casa di Tegano, poi Domenico Paviglianiti ha avuto problemi, ci sono stati strascichi giudiziari per quell'incontro, non è successo nulla? No, nulla, non è successo nulla, perché io mi ricordo che gli ho parlato pure all'interrogatorio e pare che già loro sapevano e hanno fatto finta di non capire, perché io, al mio interrogatorio all'inizio gli ho parlato che lì a casa di Tegano è successo questo. Non è che gli ho parlato, ma mi pare... Senta, oltre che degli Ercolano di Catania... Domenico Paviglianiti le fece i nomi di questi soggetti che aveva mandato Rina? No, perché lui le aveva appena entrato, neanche 10, non è stato lì più di un quarto d'ora, 20 minuti. Quanto si erano presentati Domenico, si erano dati i nomi così e basta. Solo che è stato al mattino che quando sono andato con me, che ha detto che quattro erano, il Tegano ha detto che erano quattro di Santa Paola e tre palermitani, erano sette queste persone qua che erano andate lì, dice, per chiarire dei lavori che io sono stato lì a sentire i lavori e le ditte, queste cose qui, perché la ditta una era di Catania, quello grosso lì. Di che lavori si parlava? Cioè che tipo di lavori erano? Ma io quello che mi ha detto Domenico Paviglianiti, che si parlava lì, almeno quello che ha detto il Tegano davanti a me, ha detto ci sono una storia, dice che questi due gruppi non vanno d'accordo, diciamo, per cercare, dice, allora sono disposto a dargli 2,5 a uno e 2,5 all'altro, basta che la ditta non trovi in top per i lavori, dice, se no dice un guaio, deve pagare la penale, cosa, se deve rivolgere. Queste cose qui parlavano, però io non sono sceso nei particolari di quale lavoro si trattava e di che cosa. Cuzzola, mi chiarisca meglio un passaggio. A questo incontro con i siciliani a cui era presente Domenico Paviglianiti, ha assistito anche lei o lei ha partecipato solo all'incontro successivo quando la chiamò Domenico Tegano per il fatto dell'omicidio? No, io sono stato lì alla mattina. Perché alla sera Domenico Paviglianiti ha chiamato al bar a suo fratello e gli ha detto che dovevo scendere urgente. E mi ricordo che ho viaggiato tutta la notte e sono sceso giù. E al mattino siamo andati io e Domenico Paviglianiti lì e gli fa Domenico, proprio le parole sono state queste qui. Oh, ciù, gli fa, come hai aggiustato? Lei dice che qua, dice quel casino lì, dice adesso
E gli fa: non ti preoccupare, è stato tutto strappato, fa. 10 milioni è stato tutto strappato. Quindi alla riunione con i catanesi e i palermitani lei non c'era? No, no, alla riunione io non c'era. Al mattino ne ho sentito parlare in mia presenza di questa riunione, che i documenti già erano, i nominativi già erano strappati. Al mattino, erano che vuol strappati. Dire, Cuzzolo, il mattino successivo? Mattino successivo. Ho capito. Senta Cuzzolo, torniamo un attimo indietro. Lei prima stava facendo riferimento ai sequestri di persona, a queste somme di denaro pagate per i riscatti di cui una parte spariva. Le chiedo, anche Schettini ha conoscenza di queste circostanze? Guardi, se Schettini ha conoscenza io non lo so di queste cose qui, perché io sono stato in cella con Micu Barbaro sparito, e lui stesso, quando, adesso glielo dico un particolare, quando hanno portato Casella nell'aula, no? Casella gli ha detto nell'aula che lui riconosceva questo qui, se gli mettevano il cappuccio e col petto nudo, lui lo riconosceva subito. E allora era in cella con me, ha preso le lamette e sta depilato dappertutto, perché dice: se mi fanno il confronto, dice quel bastardo poi mi riconosce, perché mi raccontava che lui l'aveva trasportato col Vespino pure, anche c'è le donne, lo spostava sempre col Vespino avanti, indietro, con i cappucci, diciamo così, quando l'hanno liberato lì a questo ragazzo qui, il Casella, l'hanno legato apposta lì, tipo che si erano sbagliati per farsi liberare, queste cose. E lui mi ha raccontato che i soldi li portavano a casa sua, belle, nelle valigette, fa sistemati. Senta, ancora un'altra cosa. Anche prima è tornato a fare riferimento ai rapporti tra Papa Lia, Domenico, mi pare di aver capito, e gli apparati di sicurezza, i servizi segreti. Le chiedo, qualcuno dei Piromalli le parlò mai di questi rapporti? Guardi, io, a me me ne ha parlato di questi rapporti con i servizi, me ne ha parlato Saro Mammoliti. Che ce l'aveva anche lui, mi ha detto, e mi ha parlato di Pino Piromalli, che ce l'aveva anche lui. Poi di chi altro mi ha parlato, di, perché sono stato in cella anche con Saro Mammoliti. Domenico Libri pure, sì, ce l'aveva, ma Domenico Libri era proprio sputtanato, perché essendo al 41 non andava a fare i colloqui negli avvocati, andava dove fate gli interrogatori voi, e le guardie, ce n'era qualcuna che non si faceva gli affari suoi, lo diceva qua l'avvocato, dice, ha fatto dei colloqui, dice, nell'ufficio del magistrato, dice, quelli non sono avvocati. E allora, quando eravamo lì a Reggio, si capiva che Domenico pure Libri si è saputo che anche lui faceva i colloqui con questi cosi qua. Poi Antonio Papalia lì a Reggio, Peppino Melari me l'ha detto chiaro, che il maresciallo della matricola gliel'ha detto chiaro. Dice che ha avuto a che fare con i Papalia è rovinato, perché continua a fare i colloqui Antonio qua con uno che viene da Roma. Quindi le dissero con uno che viene da Roma? Sì, venivano anche venivano da Roma a fare i colloqui, perché Libri, per farci credere che veniva, dice: no, mio figlio adesso metto un avvocato di Roma, dice, vediamo cosa può fare, dice. E invece poi guardi, dice: ma qual avvocato, dice, perché non faceva il colloquio negli avvocati, lo faceva nella stanza dei magistrati. Ho capito. Ha capito? Sì. Mi interessa questo. Prego, completi. E le guardie lo sputtanavano a Domenico Libri, hanno sputtanato Antonio Papalia. Poi quello che ho detto prima, che era in cella con me, lì, di Oppito, lì Saro, mi ha parlato di anche lui. Mi fa: io da una vita che ho i contatti con i servizi, dice, da quando hanno fatto quel sequestro a Roma di quell'americano lì, di quel ragazzino lì. Quale americano? Mi ricordo come si chiamava, lì gli avevano tagliato l'orecchia lì negli anni 70. Polghetti. Polghetti, sì, Paolo Ghetti. Polghetti. Questi qui, Polghetti si chiamava l'americano? Sì, Polghetti. E Saro Mammoliti davanti a me, davanti a tutte Barrega, cosa, si è messa a gridare
Nel corridoio, gli alettanini merti, anche tu c'hai contatti con i servizi, cose. È cominciato a fargli no, mi sono ammolito che io ero in cella con lui. Mi fa pezzo di merda, dici di la verità a me, no, dici. Che siamo tutti in fame qua, i capi principali. Gli gridava. E Nini Merte da quel giorno lì cercava sempre di afferrarlo, ma non ci riusciva perché poi le guardie hanno, diciamo così, a Saro Mammolite l'hanno isolato proprio. Quando usciva Saro Mammolite all'aria, no, con Nini Merte proprio avevano fatto proprio delle sicurezze forti. Senta Cuzzola, mi interessa il riferimento che lei ha fatto a Pino Piromalli. Ma Pino Piromalli anche lui aveva i costi con i catanesi, con i siciliani, perché ho fatto anche un periodo di detenzione a Cuneo con lui a Novara. In quale periodo lei è stato detenuto con Pino Piromalli? Allora, appena finito il processo è arrivato lì a Cuneo. E adesso faccio i conti, dunque, fino a 89-90 io ero a Cuneo e poi siamo stati a Novara assieme con sto Pino Malle. Anche lui, quando... Mi perdoni Cuzzola, lei il 13 febbraio 2015 mi dice di essere stato detenuto con Pino Piromalli a Cuneo nel 2000. Nel 2000 sì, no, nell'89 no, io ero a Milano nell'89-90, facevo il processo a Milano. Quindi sì, sì. Avete scontato nel 2000 un periodo di detenzione in comune lei e Pino Piromalli? Sì, sì, che poi siamo andati a Novara. Mi dice esattamente Pino Piromalli chi è? Di Pino quale Piromalli comandava... stiamo parlando? Gioia Tauro, i Piromalli di Gioia Tauro, c'era anche lì il suo cugino, quello lì, adesso tutti i nomi non me li ricordo, a Novara lì. Quello che è stato imputato per tutti gli omicidi lì, che ha preso una ventina del gastolo lì. E c'era pure questo palermitano qui che è imputato qui in questo processo. Quale palermitano? Graviano era lì a Novara, nella stessa sezione di Piromalli. Con voi era detenuto? Sì. Io sono stato anche detenuto a Spoleto, lui e suo fratello, c'erano tutti palermitani. E poi a Novara. Senta, allora, intanto mi dica Pino Piromalli, nel periodo di comune detenzione, che cosa le raccontò? Perché... Niente, racconta... prego. Adesso non è che mi posso ricordare tutti i particolari, ma in particolare raccontava pure che quando, sai, c'erano allontanamenti che allontanavano pregiudicati dalla Sicilia, così... loro gli sceglievano Gioia Tauro perché lui gli faceva, gli trovava la casa, l'appartamento, non gli faceva spendere niente per le spese, cose così, li usava anche se dovevano sparare o dovevano fare qualcosa per l'estorsione, li usava questi siciliani qui, e parecchi erano stati confinati lì, li usava a fare reati. Quindi il rapporto tra lei e Piromalli era un rapporto confidenziale, cioè vi parlavate, vi faceva sì, le confidenze? Sì, così si parlava del passato, non è che si parlava senta, di... Prima però lei ha detto che Pino Piromalli le parlò anche dei suoi rapporti con i servizi e dei rapporti tra i Papalia e i servizi. Sì, loro anche me ne parlò, come ha detto prima Iamonte, anche Stopino Piromalli, insomma se ne parlava perché all'interno tanti di questi qui prendevano dei benefici, andavano, faccio un esempio, andavano a colloquio, dovevano fare un'ora di colloquio, tornavano dopo 2-3 ore. Dice no, mi hanno tenuto sotto, gli facevano fare i colloqui, qualcuno li copriva perché fare 3 ore di colloquio con la famiglia quando c'era un'ora al mese. Evidentemente c'era qualcuno che copriva, anche perché il comandante del carcere era coperto anche lui, si sentiva sicuro, no? Senta, Pino Piromalli, le disse mai di essere in possesso di documenti che riguardavano questi rapporti con i servizi? Ah sì, adesso mi viene in mente, sì. Se possiamo evitare di fare sempre suggestive queste domande. Cioè, vediamo se... Sì, e allora, e perché una domanda successiva? Facciamo rispondere... evitiamo di fare troppo suggestiva se aveva documenti.
Sì, questo qua a Cuneo, che reclamava, dice, ma come siete messi con i papalia? Dice che quelli lì, sti papalia, e Santo Paviglianiti gli controbatteva, ma cosa state dicendo? Questo e quell'altro. E allora Pino Malle gli ha raccontato che quando lui ha ammazzato ad Agostino a Roma, era la di Dante, dice, non l'hanno arrestato, si è presentato perché aveva l'appuntamento con suo zio Momo, che suo zio Momo era riuscito, un colonnello dei carabinieri lì, a avere le fotocopie che aveva firmato Domenico Pavaleia proprio con i servizi, gli aveva fatto degli accordi. E gli reclamava queste cose, Santo Paviglianiti, ma cosa state dicendo? No, dice, non mi preoccupate, dice, mandate uno a Gioia Tauro, gli ha detto dove che dovevano andare da suo nipote lì, o il figlio, ma mi pare il nipote era. Un nipote, dice, però la fotocopia vi do, dice, l'originale ce ne teniamo noi, perché adesso che, dice, prima non ne parlavamo più perché lui in galera non si può difendere, adesso siamo tutti in carcere, dice, è bene che sappiano, dice, che questi qui, Domenico Propia c'ha delle carte firmate e accordi fatti con i servizi, e lui, quando lui, dicono che l'hanno arrestato, si è presentato perché la sera dovevano avere l'appuntamento con questo Momo Pirimalli e lo zio, mi pare, per chiarimenti di ste carte, e lì sapeva che se non aveva da giustificarsi bene, lì erano i suoi parenti stessi che magari gli sparavano quel colpo in testa, e ha preferito andarsi a mettersi in carcere. E chi gli aveva dato questi documenti ai Piromalli? Lui, Pino, ha detto, Pino Piromalli ha detto che gli aveva dato un colonnello che, dei servizi, prima era i servizi, poi è andato lì nella zona di Gioia Tauro, comandava tutte quelle caserme lì, non so, io, una tenenza, qualcosa del genere, e questo qui gliel'aveva dato allo zio, a Momo Pirimalli, gliel'aveva dato queste fotocopie. E ma c'è la firma, questi documenti qui, c'è la firma proprio di Domenico Paviglianita che aveva fatto accordi con questi personaggi qua. Di chi? Di Domenico Papalia? Sì, sì, c'è la firma di Domenico Papalia, perché Santo Paviglianita ha mandato a prendere la fotocopia, in modo che gliela contesta poi. Io gliel'ho detto pure quando abbiamo fatto l'educatore, il processo a Domenico, ho visto che ha cambiato colore in faccia, lo guardavo nella faccia lì al processo. E l'ho visto che ha cambiato quando gli ho detto no, c'è la firma sua nel documento. Senta, Pino Piromalli le disse se utilizzarono mai questi documenti? No, Pino Piromalli, praticamente loro si erano arretrati un attimino perché lui era in galera e non si poteva fare niente. Ma adesso dice noi siamo in galera e lui è in galera, dice allora è meglio che gli tagliamo i ponti a questi qui, più a livello in ranghedistico, in modo che la gente non ha tanta fiducia di questi qui, e portiamo avanti i documenti che questi qui collaborano con queste persone qua. Senta, le disse Pino Piromalli se i vertici dell'Andrangheta questi rapporti, o meglio, avevano contestato ai Papalia questi rapporti che i Papalia avevano con i servizi? Sì, mi ha detto che lo zio avevano proprio l'appuntamento per di chiarimento nella montagna, quando lui, perché ci ha raccontato a me a Santo Paviglianiti che questo qua, sto colonnello qua, poi gli ha detto, dice, lui non è che l'abbiamo arrestato, si è presentato, dice, e non riuscivano a capire, poi hanno collocato che era la sera, avevano l'appuntamento con questi qui, Momo Pirimalli gli doveva contestare queste firme che aveva fatto con questi personaggi qui dei servizi, e allora ha preferito andarsene in carcere. Sì, diciamo che a me interessava capire se poi i vertici dell'Andrangheta avevano accettato questi rapporti oppure no, che i Papalia avevano con i servizi, ma mi pare di aver capito per quello che lei dice che non solo i Papalia avevano questi rapporti, quindi tante famiglie. No, no, ma anche i Tegano, non credo mica che, perché per andare lì e fargli firmare pure le carte avevano un rapporto con qualcuno, perché tutti andavano in quel periodo lì in questura a firmare,
di tutti i pregiudicati, e loro alla questura andava lì con questo libro a firmare. Io l'ho trovato parecchie volte lì, non ci hanno mai chiesto i documenti a me, a Domenico Paviglianiti, di dire oh chi siete, perché venite qua, niente. Era lì la pattuglia normale, non è che erano i borghesi e dice boh chi sono questi qua, hai capito? Sì, sì, ho capito. Senta, mi chiarisca un passaggio. Quando Domenico Papalia, e in particolare diciamo lui e il fratello, diventano i vertici dell''Ndrangheta in Lombardia, lei ha parlato di una riunione a Polsi in cui viene attribuito diciamo questo compito, questo ruolo, è così? Sì, 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 perché anche l'ha confermato il vertice della Madonna della Montagna all'epoca chi era? All'epoca non mi ricordo, perché qui si parla di tantissimi anni fa. Mi ricordo che quando facevano le riunioni, io credo che, perché si parla fino a 80 o fini anni 70. Comunque non ricordo in particolare chi c'era ai vertici, se c'erano i Magri, chi c'era ai vertici, non me lo ricordo. Senta, oltre alle famiglie che ci ha già indicato, quindi Papalia, lei ha detto Libri, Piromalli, ne ricorda altre che hanno rapporti con appartenenti ai servizi di sicurezza? Per quello che lei ovviamente ha saputo. Dunque, non lei ha detto anche perché... Mammoliti, se non sbaglio. Sì, Sara Mammoliti, è passato Mammoliti, non è che lo diceva a me. Ha gridato nel corridoio, avanza a tutti, dice, perché Nini Merti gli fa come sei infame tu, sono infame pure io. E Nini Merti si arrabbiò tantissimo, gli ha detto prima o poi ti becco e ti taglia la testa. Perché lui fa, no, dice che qui i contatti noi, i capi li abbiamo, dice, con i servizi, dice, non ce l'hanno i gregari, gli diceva Sara Mammoliti, ma non è che glielo diceva a parlare tu e tu, nel corridoio che sentivano tutti i detenuti, c'era Rosmini, Deco Rosmini lì, Barrega, l'avvocato De Stefano, pure l'avvocato De Stefano, Giorgio, hai contatti con i servizi, ce l'aveva Paolo De Stefano e via via. E questi nomi chi glieli ha fatti, Cuzzola? Allora, ce l'aveva Barrega quando aveva preso 20 anni, 30 anni per la droga lì a Reggio, che poi l'hanno scarcerato per uscire per malattia. Lui teneva la di Dante lì a Freda, che gli aveva portato Paolo De Stefano, gli ha dato l'indirizzo di Freda e gli hanno scalato la condanna, hanno fatto scambio di cose. Anche Barrega era un confidente dei servizi. Barrega, Paolo De Stefano, perché sono venuti fuori poi cose, ragionamenti con Iamonte, cose proprio sì. Diceva io non sono entrati in guerra apposta, dice, perché Paolo De Stefano è stato con lui stesso a far ammazzare i suoi fratelli con le sue tragedie, dice, quando è stato con i tripodi, dice, ha sempre avuto i contatti con i servizi. E poi Iamonte pure ci ha raccontato il fatto che quando è stato Brigate Rosse, i neri, cose, si svolgevano tutti i colloqui con Cutelli lì a casa di Paolo De Stefano, con i servizi decidevano, facevano, disfavano. E quello lì, Ventura, è andato a finire a dormire a casa dei Barrega, e quando ha deciso di andarsene giù in America, il Barrega gli ha dato l'indirizzo, è andato a Roma il Barrega, e gli hanno fatto passaporto tutto, da partito da Fiumicino per Sud America. Poi lui gli ha lasciato una lettera a Barrega di darla a Paolo De Stefano. Il Barrega cosa fa? La apre e vede che c'era il recapito e se l'ha tenuto. Perché si è saputo tutte queste cose qua? Perché poi, mi diceva Iamonte, quando hanno portato Ventura qua non si faceva più sentire da Paolo De Stefano. E dice, ma come mai tu, non so, che è andato a Colombo e gli fa, mi hai fatto arrestare lì, dice, solo tu avevi qui in Italia il recapito. E allora ha capito che è stato Barrega, e da lì lo chiamavano il colonnello qua a Barrega. Barrega non è stato ammazzato perché persone dei servizi gli ha detto a Paolo De Stefano, se ammazza Barrega automaticamente ti buttiamo all'ergastolo. Dice Barrega, e Barrega infatti, come è morto Paolo De Stefano, a Reggio moriva come usciva. Ha preferito... Ovviamente lei parla del Barrega, collaboratore di giustizia. Sì. Perché a lui l'ha salvato.
Paolo Martino, perché Iamonte aveva scavato lì nel Bagamottare, mi ha raccontato una fossa, e lui era andato lì e lo stava sotterrando vivo. È arrivato Paolo Martino, gli fa che gli danno l'ergastolo, dice a Paolo, dice De Stefano, dice lascialo libero, dice raccontagli che tu hai i contatti pure tu, dice, con i servizi. E Barreca se l'ha accettato e l'hanno mollato. Ovviamente quando lei fa riferimento alla vicenda di Barreca sta facendo riferimento alla latitanza di Franco Freda, mi pare che l'abbia detto prima, in quel periodo lì. Sì, lui ha avuto dei benefici dalla giustizia in cambio di quel recapito di Franco Freda. Ho capito. La mia domanda però era in parte diversa. Lei ci ha detto che alcune cose le ha apprese da Natale Iamonte, lo ha detto fino a qualche istante fa. Chi altri le ha raccontato di queste famiglie che avevano rapporti con gli apparati di sicurezza? Oltre a Papalì Antonio, perché mi pare che questo ce l'abbia già detto. Anche Barbaro, il Barbaro Castano, Ciccio, lui stesso quando è stato il fatto della sgarella, il gruppo dei catanesi, Ercolano proprio, di cognome, lo chiamava Infame perché lui si è confidato dicendo che andava a colloqui con questi personaggi per prendere perché lì hanno preso soldi, hanno preso su 20 scarcerazioni a nord-sud in appello. Per liberare la sgarella, non è stato come dicono che li stavano arrestando. Lì hanno fatto accordi e hanno scarcerato 20 persone in appello nord-sud, che erano tutte condanne per droga, e più hanno preso qualche soldino e in più Ciccio Barbaro gli aveva chiesto di essere trasferito a Palma, è stato trasferito a Palma. Ho capito. Mentre per quanto riguarda i rapporti tra i Piromalli e i servizi, lei lo apprende direttamente da Pino Piromalli. Sì, da Pino Miromalle, poi mi ha detto anche Coso, lì li accusava, quello di Mammoliti li accusava diretto dicendo che loro hanno anche loro i contatti con i servizi. Ho capito, Cuzzola. Senta, andiamo un attimo oltre. I Mancuso di Limbadi, lei li conosce? Sì, conosciuto a Peppe e a Luigi, lì il Mancuso dell'Invate, quello lì che è proprio è Peppe, praticamente figura Luigi come il responsabile, ma quello che macina tutto è Peppe, Peppe anche lui aveva, diciamo così, si parlava lì nelle gabbie che lui ha trovato, all'ultimo reclamava, diceva ma qui ho scoperto, diceva, abbiamo fatto i reati insieme a un sacco di infame cose, gli diceva Santo Paviglianiti. Santo Paviglianiti ha cercato di stuzzicarlo e fastidire i nomi, e lui guardava sempre a Peppe Mancuso che era nelle gabbie con noi, a Antonio Papalia. Dice, questi hanno i contatti, continuava a fare, questi hanno i contatti, adesso sono sicuro, dice, guarda dove siamo capitati noi, dice, con persone, dice, che magari questi vanno a casa un giorno, dice, e noi rimaniamo qua. E lui accusava Peppe Mancuso che aveva, diciamo, trovato che anche lui aveva i contatti. Quindi anche Peppe Mancuso? Sì, perché Mancuso è collegato ai Pirimalli, ai Pesci... E sono tutti, diciamo, una linea questi qui con Peppe Mancuso. Invece Luigi è un'altra persona, Luigi è una persona diversa. Di questi rapporti Mancuso-Piromalli, lei che tracce ha avuto nel corso della sua carriera criminale? Perché li collega in questo modo? Li collego anche perché lo so di fuori che quando... Più volte sono stato a casa del Degano e questi Degano qui reclamavano quasi con i Pirimalli e usavano a Luigi Mancuso e a Peppe Mancuso, diciamo, mandavano ambasciate, mandavano cose da aggiustare, cose, insomma, questi gruppi qua, i contatti glieli tenevano loro, glieli tenevano i Mancuso. Quindi i rapporti Mancuso-Piromalli le risultavano anche negli incontri con i Degano? Sì,
Sì, Luigi massimo ogni 15 giorni, non lasciava lasciare un mese, diciamo, che era a casa del Degano. Ma pure Peppe andava lì, Peppe non tanto, ma andava anche Peppe per vedere, perché loro avevano appurato, c'è stato un periodo di tempi, Degano avevano appurato che Nini Merti e Pasquale Pondello erano latitanti a Rosarno. Sì. E allora facevano pressione sui Mancuso di vedere se gli facevano recapitare, perché avevano saputo che erano andati in un ristorante a mangiare di Nimerti, sto Pasquale Condello con un altro 4-5 dei pesci. Ho capito. E mi ricordo che i Degano dicevano che era vero che quelle avevano mangiato, ma sono state lì una notte e due e se ne sono andate, non sanno dove erano, perché i Degano spingevano per pescarle, per ammazzarle, no? Ho capito. Senta, ha detto all'inizio di aver avuto rapporti anche con Rocco Papalia, lei? Sì, roba di droga. E ci ha riferito che Rocco Papalia aveva un legame con Nino Zacco. Sì, sì, Rocco Papalia, sì, hanno... Diciamo, io quello che mi ricordo io che gli ha fatto il compare d'anello. E chi è sto Nino Zacco? Mi sa dire qualcosa di più? Abbiamo capito che è un soggetto di Cosa Nostra. Sì, è al gruppo Riina, diciamo così, questo gruppo qua, Nino Zacco. Nino Zacco fa parte di quel gruppo lì come i fidanzati. Anche adesso che mi viene in mente, anche i fidanzati hanno collegamento con questi servizi, perché erano entrambi padre e figlio a Cuneo col 41 bis e sono spariti all'improvviso tutti e due, e li difendeva l'avvocato Netrini, e ce l'avevo anch'io l'avvocato Netrini. E io sono andato lì, gli ho detto all'avvocato Netrini: avvocato, ma come, quelli lì che hanno due quintali di procedimenti e ha tirati fuori? E lui mi fa: guarda, mi fa, se vuoi fare il colloquio con chi l'hanno fatto loro, dici, io te lo mando qui, ti fai il colloquio, dice, e ci pensa lui, dice, io quando hanno tirato via i fidanzati dal 41 non sono neanche andati in aula, perché sapevo che glielo tiravano via. Perciò anche quelli lì avevano questi collegamenti, perché sono stati tirati via dal 41 e sono usciti molto prima del previsto. Quindi questa è la circostanza che le fa acquisire l'informazione dei rapporti tra i fidanzati e i servizi. Sì, sì, perché io mi ricordo che... In che anno siamo, Cuzzola? E quando sono andato, dunque... '99-2000, quel periodo lì, mi ricordo che... comunque ero detenuto a Cuneo io, perché l'avvocato Netrini, lui è di Cuneo, e davanti al carcere... Lì, alla villa, la villa dei suoi genitori, lui abita a Torino, però sabato e domenica la passa lì in quella villa con i suoi familiari, e a lunedì mattina, prima di andare a Torino, passava sempre a trovarci. E io gli ho detto: avvocato, ma a quei due lì, padre e figlio, in un colpo li difende lei, vede lì a Guglielmo, mi fa: Cuzzolo, se lei vuole fare il colloquio con chi l'hanno fatto loro, dici, io in aula non ci sono neanche andato, Dice, lo sapevo già che gliela tiravano via il 41. E questi qui pure sono stati. E poi il padre, specialmente, che aveva 30 anni definitivi, ho sentito che era già fuori a Palermo lì a fare altri reati, cose. Evidentemente questi qui escono facilmente dalle carceri con queste conoscenze che ci hanno. Senta, lei ha conoscenza di rapporti tra Nino Zacco e Carollo? E Carollo? Sì. Sì, io mi ricordo che tutte le sere Nino Zacco era alla cella di sotto di Carollo. Tutte le sere per la buonasera, questo, quell'altro, poi con loro parlavano. Io non è che sono stato lì adesso a sentire cosa si dicevano, ma non so pure se sono mezzi parenti, qualcosa del genere. Non lo so, guardi, se so che sono collegati dello stesso gruppo, sicuro. Perché Carollo, il figlio che sarebbe un geometra, questo ragazzo qui, ragazzo all'epoca, non faceva niente senza di Zacco, non si muoveva foglia, neanche la ditta che aveva, la manovrava più Zacco che lui.
Senta, lei a conoscenza se Nino Zacco ha avuto a che fare con le stragi? No, non lo so. Questo non lo so. Se qualche parente di Nino Zacco? Non lo so, non conosco parenti di Nino Zacco io, onestamente, perché io a Nino Zacco l'ho conosciuto a San Vittore. Perché lei Lo conoscevo di nome prima, diciamo che lo nominavano sti papalì, ma personalmente poi fisicamente l'ho vista a San Vittore, diciamo. Perché lei il 13 febbraio 2015 a questa stessa domanda risponde in questi termini. A vostra domanda confermo che il Nino di cui sopra è Nino Zacco, il cui nipote era implicato nelle stragi. Adesso non ricordo questi particolari, ma mi ricordo che questo Nino Zacco qua era uno responsabile nel gruppo dei palermitani. Perché Tonino Zacco qui, sì, aveva un parente, adesso viene in mente, era a Viterbo con me, uno biondo di capelli, adesso mi è venuto in mente. Allora, uno biondo di capelli, e perché mi ha spiegato che Nino Zacco è suo parente? Era computato per le stragi, adesso mi pare Borsellino, era computato questo come Borsellino. E questo qui mi ha chiesto a me di Rocco Papalia, dice io non l'ho ammazzato Rocco Papalia, dice qua perché dice per rispetto dei fratelli, e io gli ho detto guarda potevo ammazzare perché i suoi fratelli, gli ho detto sono una massa sono venuto fuori che sono confidenti dei servizi, cose, è una massa di cornute pure questi qua. E allora lui mi ha raccontato che sto Rocco Papalia cercava di convincerlo a collaborare, gli dava il nome di un avvocato. E dice io l'ho lasciato andare via in un altro cortile, dice perché per via dei fratelli, in realtà hai fatto male, dice allora lui muore. Io ho detto guarda che compare con Nino Zacco così e fa dice a mio cugino, dice ora mio cugino, non so se trattava del figlio di Nino Zacco o Nino Zacco, non ricordo questi particolari, mi ha detto sì mio cugino, dice ora ci ricordo che l'avevo ammazzato a Rocco Papalia perché ci ammazzo un figlio, e io dice sì non ammazzare a Rocco Papalia. Dice come scendo a Palermo, dice chiano a Milano, dice ci faccio ammazzare, dice come esce Rocco Papalia l'hanno ammazzato. Dice perché credo che fece una papale a me, dice, e questo era amputato per la strage, era avvelenato quando ha sentito che io gli ho detto così. Ovviamente questo omicidio non c'è mai stato. Oh, l'hanno massacrato a Rocco Papalia, i palermitani nel carcere di Novara, poi l'hanno pescato che è andato nel cortile di questi qua, non l'hanno ammazzato perché... E quello c'è la pasticceria all'Arangia, lì, Nino, quello del gruppo dei Serrainoli, questo c'ha la pasticceria, la moglie lì ad Arangia in piazza. Nino, questo qua andava Nicolò. Nino Nicolò, che siamo stati anche nello stesso carcere, nello stesso passeggio. Nino Nicolò, cos'è che ha fatto? Andava all'aria con Rocco Papalia e sti palermitani. E allora il palermitano gli ha passato dalla cella e gli ha detto compa oggi non venite all'aria. Dice no, una bella giornata di Cristo, dice non venite all'aria, ma che state dicendo? No, però non gli ha detto ammazzare Rocco Papalia. E allora lui è uscito pure uno che lo sapeva, uno di Caserta che doveva fare 20 giorni, è uscito pure lui all'aria. E allora cos'è che succede? Succede che questi avevano deciso quel giorno lì che Rocco Papalia doveva morire, cosa fanno? Solo Nino Nicolò non si è messo contro, questi tutti, infatti quando uno poi, lui si credeva che lo dovevano menare Nino Nicolò, ma quando gli ha visto che uno ha tirato la lametta perché Rocco Papalia era svenuto per terra, perché gli tagliavano la vena qui sul collo che va al cervello, no? Le due vene per farlo morire. Quando ha visto che tirava fuori sta lametta per tagliarli lì, Nino Nicolò è intervenuto, gli ha dato un calcio, gliel'ha fatto buttare via, l'ha spinto di qua, di là, l'ha salvato Nino Nicolò, se no Rocco Papalia era morto dentro il carcere a Novara perché l'hanno conciato. Pensa che mi ha passato a un metro a me e io non l'ho riconosciuto. Gli ho chiesto a Giovanni Tripodi, gli ho detto ma quello lì chi è? Perché mi fa? Non lo sai, che cosa? E ce l'hanno conciato con Rocco Papalia, ce l'hanno conciato così palermitano per quello che ha fatto a Viterbo. Cosa aveva fatto a Viterbo?
Gli diceva questo qui che diciamo biondo di capelli o rosso, ora non mi ricordo il cognome, che era amputato per le stragi, lo consigliava a collaborare, dice io ti do anche il nome dell'avvocato, se tu dici con l'ambra dici ti scarcerano subito. Per questa circostanza. Per queste circostanze qui cercava di convincere a questo, perché lui si è rivolto a Novara prima che lo picchiavano a Santa Raniti, perché Santa Raniti e Pino Piromalli, che era amico di questo imputato qui, che erano di fronte di cella, hanno parlato pure con questi palermitani qua, e c'era questo signore qui pure a Novara. Hanno parlato di non farlo toccare a Rocco Papalia, e allora gli hanno risposto questi palermitani qui, c'era pure questo qui che è imputato qua, gli fa guarda, gli fa, come fai a difendere a un infame, dice così così, gli hanno spiegato la situazione. Allora sia i Piremalli sia Santa Raniti hanno fatto fuori. Santa Raniti lo sapeva già da prima che forse era stato lì quando è successo il fatto, e ha fatto, lui dice no io non ti posso difendere, gli ha detto Rocco Papalia. Ho capito, quindi le tensioni sono legate a questo invito di Rocco Papalia a collaborare rivolto a questo biondino. Lei l'ha chiamato biondino ma perché è biondo? No, io lo chiamo biondino perché è biondo, ha i capelli rossi, biondi, su questo colore qui, proprio di natura. È una persona più alta di me, era ben messo, fa, se solo lo sapevo prima, dice che i suoi fratelli sono anche così, fa, dice, 4-4-80 a capo, dice, gliela mettevi in quattro la testa, fa. Ho capito. Senta, Cuzzola, lei nel 95 era al 41 bis a San Vittore? 41 bis, sì. 95? Sì. Sì, a San Vittorio. Sì. Ci ha già accennato di rapporti particolari tra Antonio Papalia e le guardie, diciamo, gli agenti di polizia penitenziaria, mi pare di aver capito, o almeno un agente di polizia penitenziaria. No, c'era pure uno, c'era questo Vitello che è calabrese, di Cosenza, mi pare, sto ispettore, poi c'era l'appuntato Raso, un napoletano che noi chiamiamo Nasicane, comunque quello che dirigeva la banda era tutto sto Vitello, pure sto Raso qua, erano il vice di sto Vitello, e gli facevano passare di tutto e di più a questi qua. Penso che gli hanno procurato persino il frigo, gli hanno messo fuori dalla cella e questi mettevano carne di agnello, di capra, di cose dentro i frigoriferi gelati in tutto il carcere, nessuno comprava né gelati né cose. E poi l'esagerazione l'hanno fatto quando hanno fatto menare a Santo Paviglianiti dall'ispettore e dal Raso l'hanno menato. Senta, perché lui... ma per quello che a lei risulta, Papalia Antonio riusciva anche a organizzare spostamenti di celle dei detenuti? Sì, ma anche a Cuneo, anche a Cuneo avevano una facilità. A San Vittore ha fatto svuotare un piano quando lui si è spostato di là da sto Vitello qua, gli ha fatto perquisire tutto, portato a setaccio proprio, anche i muri lì, tutto. E poi cos'è che ha fatto? Se l'ha scelto lui quelle che dovevano andare in quel piano lì. Chi aveva fatto mettere in quel piano? Prima sono arrivati lì tutti del suo gruppo, i suoi parenti, quelli che non erano al 41, sono arrivati tutti lì. Poi se l'ha scelto proprio tutto lui, e quando eravamo nelle gabbie se la vantava pure. Dice lì, porto il infatti perché... Anche, aveva fatto mettere in quel piano anche esponenti di Cosa Nostra? Sì, se l'aveva fatti portare lì, c'erano siciliani, adesso non so se si è portato anche a Zacco, a questi qua, perché lì non c'erano più, se l'ha portato lì. Infatti una volta Peppe De Stefano, che era fidanzato con la figlia di un Iuro lì, e la figlia di Trovato gli aveva tirato il portacenere in testa, poi Peppe De Stefano l'aveva lasciata. Chi è un Iuro? Un barbaro, i Platini. Sì. L'avevamo là da Peppe perché ero in cella io a Reggio Calabria quando ha scritto la lettera che la mollava questa ragazza qua. Sì. Allora cos'è che fa? Peppe è venuto che dovevano fare l'udienza che doveva parlare Tommasini per lui, no? Per difenderlo. È venuto lì come è venuto lì,
pum, dove lo, se lo fa portare in cella con lui. E Peppe è venuto dal processo che era terrorizzato, non ha mangiato, faceva finta che non, perché se aveva paura che la avvelenavano, perché ha appena lasciata la a Figliaroni, ora lì Barbaro, era terrorizzato. E infatti poi si è mangiato un panino lì, dice no, io dici io rinuncio al processo quando vai di nuovo per Reggio. E Tony Papalia fa, come io ti ho fatto portare in cella con me per stare assieme, no dice io vado a seguire a Reggio il processo, ha rinunciato subito quando si è visto che era in cella con Antonio, no? E poi io gli ho detto ma non siete più, diciamo, parente con la cugina? No, dice, quelle lì sono cose, se la deve sbrigare con mio fratello Domenico, dice, un indomani. Perché pure quel ragazzo lì si ricorda che adesso fa l'avvocato a Messina, che ha fatto tanta galera, lì è un parente di Stefano, fa l'avvocato adesso questo qua, a Messina. Come si collocavano i fratelli di Stefano, Carmine e Giuseppe, in relazione ai Papalia in quegli anni? No, erano, diciamo, collegate forti, perché il Papalia Antonio doveva andare a fare il testimone a De Stefano con la figlia di Trovato, e ha preso e non c'è andato, ha mandato a Rocco Papalia per firmare, perché dice, oh, se lì succede qualcosa, dice, ci ammazzano a tutti. No, dice, ha preso e ha mandato a Rocco Papalia, e avevano fatto anche il collegamento della testimonianza dei Carmine al matrimonio, no? Di sto Carmine De Stefano, perché quelli che ha spinto, che hanno fatto tutto è stato Antonio Papalia che ha spinto per la pace con quelli lì, Gianotti, diciamo, lì l'Alvaro. È stato Antonio Papalia, perché Antonio Papalia cosa voleva aggiustare? Perché quando è sceso giù per parlare in Aspromonte, io l'ho incontrato all'aeroporto, diceva da Reggio per la pace. E Domenico Libri mi ha raccontato tutto come sono andate lì alle fontane di Gambari per parlare. E cosa ha fatto Antonio Papalia? Non è che lui gli interessava la pace, se ne sbatteva della pace. Lui è andato lì per giustarsi l'omicidio di Pasquale Latella, perché lui ha messo un vincolo nella pace che chiunque parla degli omicidi di quella data lì indietro si doveva ammazzare. E poi è venuto fuori che, facendo i processi, parlando nelle gabbie, queste e quell'altro, che a Pasquale Latella l'avevano ammazzato di Tegano, che gli aveva chiesto i Papalia, perché Domenico Libro lo raccontava tutto, che erano andati da lui per ammazzare a Pasquale Latella, e che lui l'ha mandato via, sono andati dai Tegano e hanno ammazzato a Pasquale Latella. Infatti loro hanno mandato a Tommaso Romeo per sparare lì, che tutti credevano in Figaredda. Invece... Questo l'ho capito. Però la mia domanda, diciamo, era un'altra. Volevo capire meglio i rapporti Papalia De Stefano. I Papalia De Stefano l'hanno avuti, Domenico l'ha avuto sempre anche col padre, i collegamenti molto vecchi con i Tegano. Solo che poi si erano collegati con questi matrimoni. Sto Papalia Domenico, quando andava a accompagnare sto Peppe lì a Platì, accompagnava con questi permessi, quello per strada, l'ha torturato mentalmente, te la trovo io la ragazza, bevi, fatti fidanzata a Platì, con una parente, così, e per strada l'ha tormentato e diciamo, gli ha fatto vedere due o tre nipoti, una delle quali, diciamo... Poi Peppe ha scelto questa qui a figlie Barbaro un euro, che poi l'ha nominata, diciamo così, e l'ha lasciata, è successo un casino. Senta Cuzzola, lei prima ha accennato ad un incontro che sarebbe avvenuto a Reggio Calabria, anche qui diciamo legato diciamo ai soggetti di 'Ndrangheta che lei frequentava e alcuni appartenenti ai servizi. Mi pare abbia detto Domenico Papiglianiti. Guardi, io i servizi con Domenico Papiglianiti no. Mi ricordo che una volta sono andato a casa di Domenico Papiglianiti con una Uno bianca targata a Roma. Io sono arrivato lì, sì. Ho trovato sta Uno targata a Roma, anzi due volte, una volta l'ho trovata lì con sta Uno targata a Roma, perché credevo che erano della questura o carabinieri, e il fratello
Settimo mi ha detto che erano persone che le aveva mandate lì Domenico Libri. E poi un'altra volta io ero dentro in casa che stavo, Domenico Paviglianiti era all'arresto domiciliare, è venuto Settimo e mi fa, nasconditi, dice perché? Dice vai al piano di sopra, perché lui abitava il primo piano, vattene al piano di sopra, dice sono venuto ancora quello lì, ho la 1, 4 porte bianca, dice. E Domenico mi fa, cosa volevano? Le disse cosa volevano? Mi ha detto che l'aveva mandato lì, perché poi ho avuto conferma che salendo verso Milano con Libri, l'avevano mandato i Libri per avere contatti, no, con queste persone. E questi dicevano se tu hai contatti con noi, gli garantivano sui processi, gli garantivano, diciamo così, la leggerezza nei processi, dice, insomma queste cose qui gli dicevano questi qua. Perché mi ricordo che quando è uscito Domenico Paviglianiti dai domiciliari, mi ha fatto chiamare, scendo giù, credevo che dovevo portare su a lui, mi fa bene col BMW, era un BMW 2005, era l'oro, testata a Peppe Paviglianiti. E sono andato giù, dice, dobbiamo portare a Milano a Domenico Libri. E siamo andati nella casa di Frascati. Nella casa di Frascati è venuto lì Ciccio Caracciolo e ci fa, andate via, dice, verso Gioia Tauro, non superate i 60-70 all'ora, dice, perché io ho questa macchina piccola, dice, e l'ho caricata, dice, a Gioia Tauro, dentro il distributore. E così abbiamo fatto. Siamo andati piano piano, poi lui ci è arrivato e l'abbiamo caricato. E lì Domenico Paviglianiti reclamava con Libri, gli fa, ma voi come ragionate, dice, mi mandate a chi, ne conosce, non so chi sono, dice questo e quell'altro, dice mi mandarono voi con Libri. Dice perché, dice, non mi avete mandato a chiamare a qualcuno dei miei, mi spiegavate perché, dice i discorsi così si fanno, no, che prendete a due, dice me li mandate lì, non so nemmeno chi sono. E reclamava queste cose Domenico Paviglianiti con lui e lui gli fa, ma guarda quelle lì. E dice, se tutti devono aiutare in un processo una cosa, dice, poi ci aiutano. E gli spiegava queste cose qui. Io ho visto la 1, era a 4 porte dal Gata Roma. Non ho capito questo riferimento al distributore di benzina di Gioia Tauro. Cos'è che non ha capito? Il riferimento che lei ha fatto prima, un distributore di benzina di Gioia Tauro dove aveva caricato che cosa? Abbiamo caricato a Domenico Libri perché fino a Gioia Tauro l'ha portato Caracciolo, Ciccio, non mi ricordo come lo chiamano, il soprannome, adesso mi sfugge, il cognome va Caracciolo questo ragazzo, qui era sempre con lui. Lui, per non farci vedere dove dormiva il Libri, no? Per non farci vedere, dici voi ve ne andate piano piano fino a Gioia Tauro. Sì. Se arrivate prima voi vi fermate dentro il distributore, se no ci incrociamo per... Infatti io sono sceso a 50-60 all'ora nella discesa di Palmi, no? Sì. Perché infatti quando sono arrivato sulla discesa di Palmi ho visto che una macchina mi lampeggiava, ho guardato, mi ha superato, mi ha suonato e ho visto che c'era sopra Libri e l'ho seguito. Siamo andati dentro il distributore, il Libri è sceso da quella macchina lì, è salito sulla nostra. Domenico Paviglianiti si è seduto di dietro, lui davanti, e l'ho portato fino a Milano, portato parecchie volte. Mi sa dire quale distributore è esattamente? Dentro l'autostrada Gioia Tauro, quello dell'Agip. Sì, di direzione nord o direzione sud? Direzione nord, andavamo a Milano. Ho capito. Senta Cuzzolo, un'altra cosa e ho finito. Lei ha preso parte a riunioni in Lombardia in cui erano presenti soggetti calabresi, siciliani, campani, pugliesi, quindi appartenenti alle varie organizzazioni criminali? Ma io ci siamo seduti lì con i pugliesi, Papalia, c'erano pure siciliani, ci siamo seduti, non dico a decine di volte, però io non me li posso ricordare tutti questi appuntamenti, queste cose, c'era pure a certe volte pure il gruppo di pace, ce n'erano gruppi lì, Flachi, Salvatore Pace? Sì, Salvatore Pace, c'era i Flachi, Pepe Flachi, ce n'erano lì a volte. E dove avvenivano questi incontri?
Ma andavamo a Bucinasco, da Trovato a Lecco, la maggior parte si svolgeva, c'era una bella sala nel bar dei Pavaglioni da Cermenate. Quindi questi incontri li ospitavate voi? Questi incontri? Li ospitavate in locali che erano vostri, o a Bucinasco, o da Copotrovato, o da Pavaglioni? Sì, sì, a Bucinasco più volte l'abbiamo fatto lì, chiamato l'orto, diciamo, dove c'era questa baracca. Che avevano le crape e pecore lì, c'era uno di platì che glieli teneva, e più volte l'abbiamo fatto lì. Quando iniziarono questi incontri con le varie mafie? Di solito se andavamo lì all'orto così, o a Bucinasco alle 2 del pomeriggio. No, no, a volta la sera. In quali anni iniziarono questi incontri tra le varie mafie? Da quando siamo messi a sparare contro il gruppo di Batti, ne abbiamo fatti di incontri c'era pure poi il gruppo di Pace, questo qui. Ne abbiamo fatte all'inviare nei bar, perché erano un bar di persone che si conoscevano, a volte andavi dentro con la scusa di mangiare la pizza la sera, l'indomani mattina andavamo dentro 10, 15, 20 persone, quelle che si doveva discutere come fare l'omicidio, e si discuteva. Senta, i rapporti tra le varie mafie nel corso di questi incontri com'erano? Non ho capito la domanda. I rapporti tra le varie mafie, le varie componenti di mafia, Andrangheta, Cosa Nostra, Camorra, Sacra Corona Unita, i rapporti tra i vari esponenti che partecipavano alle riunioni, come erano i rapporti, buoni o no? No, erano buoni, perché a volte pure si andava lì per parlare di omicidi, magari parlava che è finito, non so, l'eroina, gli dicevo dammi 20 kg di eroina, o erano sempre anche scambio di favore, o magari come noi, il gruppo Pavaglioni, le armi le avevamo lì a centinaia, ti chiedevano magari qualche fucile, qualcosa, attrezzatura per sparare, perché io non scese tantissimo a Reggio, e non l'ha mai fatto pagare, specialmente a Reggio Pavaglioni, di queste armi. E come venivano gestite queste riunioni? C'era qualcuno, diciamo, che faceva, le presiedeva, le dirigeva? Come avvenivano? Venivano che si davano l'appuntamento. Una volta l'abbiamo fatto nella zona di Pace, lì pure in un albergo all'ultimo piano. Era tutto chiuso, c'era una sala in questo ultimo piano qui, abbiamo consumato da bere, siamo stati lì, mi ricordo, mezza giornata. Chi c'era? C'erano i nipoti di Mancuso, di Peppe Mancuso, e chi altro c'era? C'era qualcuno pure di Isola, Fiori Gentile, insomma, ce n'erano lì di gente. Ora non le ho chiesto però chi era presente. Le ho chiesto come era strutturata la riunione, cioè c'erano certamente tante persone, no? Sì, sì, sì. Sì. C'era qualcuno, che presiedeva l'assemblea, voglio dire, che dirigeva i lavori, come le devo spiegare? O tutti parlavano con tutti in maniera scoordinata? Sì, ma però la decisione per i morti era Antonio Papalia, Cioè, trovato, l'ultima parola era sempre la sua? Ah sì sì, no, quando lui trovato era uno, diciamo, che spingeva, ma l'ultima decisione rimaneva sempre a Antonio Papalia. Quindi Antonio Papalia seccamente era il capo. Sì, sì, anche quello lì di Quarto Giaro, lì, quello di Ragusa, pure questo collegato adesso, perché qui le cose sono passate tanti anni. Crisafulli, detto Dentino, questo qui collegato pure con il gruppo Rina, perché gli ha mandato parecchie armi, ha dato pure le armi lì per fare due omicidi a Rimini. Questo Crisafulli, detto Dentino, anche lui veniva agli incontri, si decideva, ha sparato pure per Papalia, diciamo, ha fatto, mi ricordo, un omicidio lì, un certo Pino Malli. Non era parente di questi qui di Gioia d'Auro, era di un paese vicino, e l'ha ammazzato questo gruppo qui di Crisafulli. Pure i Crisafulli sparavano quando glielo chiedeva Papalia. Quindi l'ultima parola era di Antonio Papalia.
Sì, eppure sto Crisafulle qui, imputato di diversi omicidi, mi pare che ha preso massimo 25 anni, cose, non è stato, è stato arrestato in Francia, non è stato mai nemmeno lui messo a 41 bis, cose, perché si vede che hanno delle influenze così forti, magari sono già fuori a semilibertà dopo tutti questi anni, magari hanno già finito anche la pena. Quindi, però condanna all'ergastolo. Quindi Cuzzola, l'ultima parola era di Antonio Papalia. E lei ci ha spiegato che sì, mentre sì, lei a San Vittore stava al 41 bis, Antonio Papalia non aveva il 41 bis. No, no, era normale sotto, già penso anche un frigorifero gli hanno messo lì, a lui, a Papalia, a Zacco, c'erano palermitani sotto. Non mi ripeta, voglio dire, i nomi che ha già fatto. Ci ha anche detto che però gli ordini ad Antonio Papalia arrivavano dal fratello Domenico. Sì, sì. Quindi questa, sì, sì, la linea di comando era questa. Lui non faceva niente senza il fratello. Adesso gliene dico una, guardi, è una stupidata, però guardi le guardie cosa facevano. Sto Papalia era al piano di sotto, il Pace era di sopra, gli mandavano col lazzo delle scarpe, gli mandavano il giusto lazzo delle scarpe, gli mandavano da mangiare, no, sopra. Se ne sono accorto certe guardie, hanno fatto un rapporto o hanno messo 15 giorni alle celle uno di Isola Capo Rizzuto che era imputato con noi, che è impossibile che quando uno scende un laccio può andare in quella cella lì, che era una cella più in là, che era impossibile, era la loro, eppure punivano altri detenuti per i reati che facevano loro. Ho capito Cuzzola, la ringrazio, ho concluso. Parte civile. Concluso. Aspetti un attimo. Brevemente, avvocato, perché abbiamo l'altro collaboratore, però. Vabbè, una brevissima pausa. Voi va bene? Sì. Vabbè, sì, allora facciamo così, intanto continuiamo. Va bene, ci siamo? Va bene, allora possiamo riprendere, ci sentite? Sito riservato e da Terni, ci sentite, sì. Il difensore, l'avvocato Tripepi è qua, l'avvocato di parte civile è qua, ok, possiamo riprendere allora. E dunque abbiamo detto la parte civile non ha domande, lei avvocato, sì. Qualche breve domanda. Mi scusi, lei ha detto di aver intanto si qualifichi per la registrazione. Avvocato Daniela Borgese, per la registrazione, difesa del signor Filippone. Buongiorno signor Cuzzola. Senta, lei ha detto di aver conosciuto un certo Piromalli. Per la precisione ha detto Pino Piromalli. Riesce a dare ulteriori informazioni su questa persona? Pino Giuseppe, come lo chiama? Lo chiamano tutti Pino. No, intendevo l'anno di nascita più o meno. Immagino non ci sia un unico Giuseppe Piromalli, questo intendevo. No, no, io parlo di Pino Piromalli. Lì ce ne sono parecchi, ma quello lì è stato condannato all'ergastolo. E solo uno è stato condannato all'ergastolo?
Senta, io sono stato a Cuneo con lui e la data di nascita non la conosco, come non conosco la data di nascita di Domenico Paviglianiti e di altri computati miei. Non posso conoscere la data di nascita. Vabbè. Senta, ha detto che è stato a Cuneo con lui. È stato in carcere solo a Cuneo o anche in altri carceri con lui? Perché questa circostanza non mi è molto chiara, non l'ho capita bene prima. A Novara e a Cuneo. Ah, quindi siete stati sia a Cuneo che a Novara. Mi sa dire più o meno gli anni? Ma io mi pare che sono partito da Cuneo nel 1999 e lui è arrivato, lui c'era adesso tutti i cognomi albanesi, fratello. Sono arrivati dopo di me a Novara, Tonino Albanese, tutto il gruppo, diciamo così, Piromalle è arrivato dopo, da Cuneo, sono arrivati in 4-5. Ma scusi, lei è stato trasferito a Cuneo, da Cuneo a Novara quando? Forse era 2001, a fine del 2000, non mi posso ricordare queste date qua, so che... preciso il giorno, come faccio a ricordarmi? Mi ricordo che, sia, che io sono partito un paio di mesi prima e Rocco Papalia, che era pure a Cuneo, e suo fratello sono arrivati perché avevano aperto da poco il carcere del 41 bis perché l'avevano imbiancato, l'avevano sistemato, diciamo. Senta, per quanto tempo siete stati più o meno naturalmente insieme sia a Cuneo che a Novara? Adesso quantifico dunque a Cuneo, penso che sia stato 8-9 mesi, a Novara altri 6-7 mesi, 8 mesi, non posso quantificare tutti i mesi che no, siamo stati assieme. Tutti i mesi no, però c'è una differenza tra un mese e un anno, ad esempio. Tra un mese? Tra un mese e un anno c'è una differenza, quindi più o meno se mi dice 8-9 mesi, poi se sono 7, se sono 10, poco cambia, voglio dire. Non riesco a ricordare il periodo tutto che siamo stati assieme. Comunque siamo stati assieme, sono stato anche in cella con Pasquale, era nominato il rapino questo qui. C'era non Domenico Gallo, il fratello Giuseppe, non mi ricordo io tutti i periodi. I periodi. Senta, lei ha detto che, o meglio, in quali occasioni lei si trovava a parlare con questo Pino Piromalli? Si trovava nella stessa cella, si parlava in altre occasioni? No, nella cella eravamo tutti separati, all'aria. All'aria. Nel cortile si passeggiava, si discuteva, si parlava del più e del meno. Ho capito. Senta, ha parlato prima di alcuni documenti, o meglio, lei ha detto, se non ho capito male, mi corregga che se sbaglio, che Pino Piromalli le avrebbe detto che la sua cosca era in possesso di alcuni documenti che diciamo, comprovavano il rapporto con i servizi segreti. Ho capito bene? Sì, ma sono documenti che ha firmato il Domenico Papalia. Lui l'ha avuto in mano tramite lo zio Momo, che è morto questo qua. E ma lui li ha avuti in mano per quale motivo? Lei lo sa, gli è stato detto? Non ho capito la domanda, scusi. Come mai Pino Piromalli era in possesso, è entrato in possesso di questi documenti? Gliel'ho detto, gliel'ha lasciato lo zio prima di morire, cose perché... quando si accusa una persona appartenente all'andrangheta e gli dico quella è infame, una cosa così, se non hai le prove schiaccianti e portare avanti la discussione con documenti, ti ammazzano a te, non è che ammazzano a quello lì che è infame. E allora lui tramite sto capitano qui, colonnello, aveva avuto questi documenti e gli portava questa accusa a Domenico Papalia che non poteva appartenere anche in quanto era confidente dei servizi. Ho capito. E senta, ma giusto per capire, gli ha spiegato questo Pino Piromalli questi documenti in che cosa consistevano?
consistevano di portare l'accusa che questi qui sono infami, che hanno i collegamenti e sono infami, di non fidarsi, perché anche adesso che mi viene in mente con Cosimo Commisso, una volta lui passava il mangiare e mi ha detto, oh, dice, ma avete fatto i omicidi per i servizi? Gli ho detto, ma quali omicidi? Cosa? I servizi? Che servizi? Ma fa, guarda che quelli lì, i paesani miei, lì, i platioti, dice, tutto collegati sono quelli lì, quando non fanno le cose senza i servizi. Anche Commisso di Desiderno mi ha dato sta battuta mentre eravamo a Cuneo. Tutti questi gruppi qua, i Piromalli, questi gruppi qui che erano avversari, questi qui lo sapevano che c'erano questi documenti. Senta, questi documenti, lei sa a che anni si riferivano più o meno? Faccio il conto, lei che Domenico Papalia si è presentato, ha fatto l'omicidio a Roma nel 74-75, era latitante, perciò questi documenti qui sono di quella data lì, e le aveva, ripeto, Momo Pirimale, lo zio, e gliel'ha lasciato in eredità questi qua. Quindi stiamo parlando degli anni 75, ho capito bene? Sì, subito dopo è successo l'omicidio di D'Agostino, dottor D'Agostino a Roma. Ok, grazie, nessuna altra domanda. Avvocato Aloisio. Sì, Presidente. Buongiorno signor Cuzzola, sono l'avvocato Aloisio. Buongiorno. Sì, senta, lei prima ha riferito al dottore Lombardo che ha iniziato a collaborare nel 2004, giusto? Conferma sì, sì. Questo dato. Senta, quando ha iniziato a collaborare, quindi nei verbali illustrativi, quindi nei 180 giorni, lei, visto che noi c'è sempre questo problema, Presidente, non abbiamo i verbali illustrativi, lei aveva già riferito rispetto all'omicidio Mormile, rispetto ai servizi segreti, quindi ai rapporti dei servizi segreti con queste famiglie di 'Ndrangheta? Io, al dottor Nobile, quando ho riferito, che mi ha interrogato il dottor Nobile, gliel'ho detto che l'educatore era stato ammazzato per questo motivo, lui mi ha detto ormai si è chiarito il caso di Nobile, di Normile, e siamo andati avanti con i discorsi, ma io mi sono accusato dell'omicidio di Normile. Sì, dico, lo ha riferito nei 180 giorni della sua collaborazione, questo episodio? Ma subito. E dei rapporti invece tra i servizi segreti e tutte quelle famiglie l'Ndrangheta a cui lei prima ha fatto riferimento, anche questa circostanza è stata riferita immediatamente? Guardi, immediatamente io quasi ho riferito tutto, ma certe cose, come gli faccio un esempio, come ho detto che i poliziotti andavano lì a far firmare i decani a casa, queste cose qui credo che non li trovo scritte perché loro li sapevano già. Quindi la tante vicenda, cose non... mi scusi, la vicenda a casa Tegano quindi non è stata riferita, ho capito sì, bene? Di questi di quella riunione lì con i siciliani? Sì. Certo che l'ho riferita. Ora, stavo dicendo a Reggio Calabria l'ho riferita a Reggio Calabria. Sì. Adesso io lo so dove sono finiti i documenti e cose, ma quando? Mi ricordo che mi può dire quando l'ha riferita? Quando collaboravo. Io quando collaboravo ho detto di tutto e di più, di tutti i miei reati, e a me mi avevano assolto pure di un omicidio di Nettuno, un ragazzino, e io quando ho collaborato gliel'ho detto, no, l'ho sotterrato sì, io. No, dei fatti che oggi ha narrato, questi fatti, queste circostanze, queste vicende, lei le ha riferiti nei 180 giorni? Ho riferito tutto, io mi ricordo che ho raccontato tutto a Nobile perché non mi ricordo. Ha detto di sì. No, perché stava dicendo, faceva riferimento, non ho capito. Adesso non scusi, ricordo Presidente, perché... a un poliziotto, ho capito male. Lei prima riferiva, parlava di un poliziotto, ecco, questa vicenda non è stata raccontata. Quale poliziotto? Sia più chiaro. Ho sentito male, non l'ho capito Presidente, quindi se può ripetere, parlava di un poliziotto... che questa vicenda non è stata... Ma quale vicenda questa?
Lei prima parlava di un poliziotto. L'ho detto lei poco fa, l'ho detto l'avvocato, questo mi sembra di aver sentito poco poliziotto. Fa lei ha detto questo, legato a Tegano, legato a quella riunione a casa di Tegano, se non ho capito male. La l'ho riferita, avvocato, l'ho riferita, tutto, io gli ho raccontato tutto. Io ho riferito tutto, poi io non perché io sono stato interrogato dalla DDA di Milano e Reggio Calabria. Sì, io voglio capire se lei l'ha riferito nei 180 giorni. Certo che tutto ho raccontato, avvocato. Va bene, va bene. Poi eventualmente, Presidente, se è possibile avere il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione anche del signor Cuzzola, se riusciamo ad averlo anche. Vabbè, poi vedremo, avvocato, intanto concludere. Se... una parola perché ce l'ha a Milano. Un attimo, una parola perché ce l'ha a Milano. Lei faccia la richiesta. Facciamo sì. Ma, chiaro. No, Presidente, sarebbe opportuno, secondo me, se l'indicazione è quella di chiedere poi ad un certo punto il verbale illustrativo, già anticipare questo tipo di esigenza quando noi citiamo i testimoni. Allora lo facciamo. Perché non possiamo poi farlo spuntare in udienza come esigenza, visto che è previsto una specifica norma di legge, se voglio dire questo è che vi interessa, voi quando io cito i collaboratori mi dite, guardate, visto che viene in segreteria a informarsi, mi dice, guardi, avremmo necessità di avere il verbale. Sì, anche perché potrebbe rallentare, se deve arrivare da fuori, da qualche altra procura. Questo, il 70% dei collaboratori non sono di Reggio Calabria, quindi non è facile reperire il verbale illustrativo. Quindi è a Milano questo, perché il collaboratore parlava di Reggio Calabria. Sì, ha parlato Calabria. Del dottore Nobili a Milano, quindi la procura distrettuale di Milano. Parlava anche di Reggio Calabria. Sì. Per la collaborazione credo sì, che sia quando c'è, voglio dire, negli 180 giorni, però un ufficio, il principale, redige il verbale, poi l'altro collabora, quindi questo è a Milano. Va bene, andiamo avanti. Sì, le stavo chiedendo dei servizi segreti, e questa domanda non ha risposto. Se ha parlato sempre nei 180 giorni dei rapporti dei servizi segreti con le famiglie di 'Ndrangheta che lei prima ha nominato. L'omicidio dell'educatore, ho parlato subito dei servizi segreti. Ha detto di sì, comunque, avvocato. Ma di tutte le famiglie, quindi dei Piromalli, dei Molè, ho parlato dei Barbaro, ne ha parlato subito anche di queste famiglie. Sì, di Delfino pure ho parlato, di va tutto bene, ho parlato. Va benissimo. Senta, rispetto alle sue vicende giudiziarie, e lei quante condanne ha avuto? A quanti ergastoli è stato condannato? Allora, in uno mi hanno condannato innocente che non c'ero proprio, e quelli che c'erano sono fuori belle tranquille e beati, i parenti dei Papalia. E in un altro ho preso l'ergastolo, però negli omicidi in un solo ergastolo io ho preso dove ho sparato. In altri omicidi, tipo Reggio Calabria, quello che ho sparato a Modena, cose, ho preso a tutti i posti, 20 anni, 18, 17. E quanti sono? Prego? Dico, quanti sono queste condanne? Ce le sa quantificare? Ma io guardi, ho fatto l'Olimpia Reggio Calabria, il Valanidi, poi ho fatto il Gallo lì con l'omicidio a Marina di San Lorenzo, a Novara, dipende da Torino, a Milano ho fatto 3 anni di processo. Se vuole che mi ricordo tutti gli omicidi che ho fatto, non lo so. Non se ne ricordo. Senta, quando ha avuto accesso al programma di protezione? Quanto? Ha avuto accesso al programma di protezione? Dopo un anno e mezzo, 2 anni, adesso io le date, dunque un attimino, dunque 2004 sono uscito dal carcere novembre 2006, adesso non ricordo se è 15, 10, 12, 20. E da quella, dal 2006 lei è rientrato poi in carcere o no? No, dico, sono stato sempre fuori. Sono stato domiciliare fuori fino all'anno scorso. Non si crede mica che mi hanno messo fuori. L'anno scorso mi hanno dato la condizionale. Ho scontato quindi, quei giorni 30 anni. Ho scontato. Quindi, come misure alternative, lei la prima l'ha avuta, cioè ha fatto soltanto una richiesta o ha fatto più richieste di misure alternative alla detenzione? Alla scarcerazione per la condizionale? Sì. Dico, qua, l'ha chiesto una sola volta, le è stata
concessa, no, o l'ha chiesta più volte, mi scusi? L'ho chiesta più volte perché me l'hanno bocciata. E dico, quando le è stata data, si ricorda la data? Di che cosa? Di quando gli hanno concesso questo beneficio. L'anno scorso, a maggio, la fine di maggio, adesso ricordo 29 o 30. Mamma. Non è che mi posso ricordare la data precisa. Se vuole, c'ho qui c'ho il programma di coso qui, guardo sulla carta e glielo dico se gli interessa. No, il giorno. Va bene. Senta, non so se questa circostanza è già la riferita precedentemente. Quando è stato battezzato? Quando fa il suo ingresso nell'Andrangheta? Allora, verso il 77, così a Porta Azzurro, dentro per un omicidio. L'aveva già detto, sì. Rispetto ai ruoli, le cariche ricoperte all'interno dell'Andrangheta? Allora, lì mi hanno dato camorrista. Poi quando sono uscito quando? Ci può dire anche quando? Nel 77, gliel'ho detto, a Porta Azzurro. Ma poi, successivamente? Poi quando sono uscito... Avvocato, se mi fa parlare gli spiego. Prego. Quando sono uscito, che avevano ammazzato a Pasquale, io non volevo più parlarne di queste cose qui perché, essere sincero, mi sembrava una stronzata, questi battezzamenti, queste cose. E allora gli ho parlato a Giovanni Puntoriere, gli ho detto, ma guarda così, dice, perché non l'hai detto prima? Ho detto, Giovanni, a me mi pare che è una cosa, perché vedevo gente che erano cose inutili che li tiravano dentro. Dice, no, dice, periodi di guerra, dice, servono, dice, anche quelle lì a mandare un'imbasciata, a mandare a vedere se uno è nel bar per ammazzarlo, dice, servono pure quelle lì, allora dobbiamo... E tanti pure... E allora a quel punto lì mi ha convinto e così c'era Demetrio Battaglia, chi l'ha... insomma... Ha riunito lì a casa di Puntoriere, prima a casa di Puntoriere hanno buttato giù quella prima a Porta Azzurro perché si cancella, quello del carcere non va bene, e poi mi hanno dato un'altra copiata, poi a casa di Nino Mento mi hanno dato sgarro. Dico, la copiata, chi le ha dato questa copiata, questa carica? A lei, il gruppo Latella, Puntorieri, eravamo a casa di Mento, Nino Antonino Mento, a Croce Valanidi, ma mi hanno dato la carica che poi ho preso anche la Santa. Chi gliel'ha data la Santa? Eh? Dico, la Santa, chi gliel'ha data questa dote? Ah, Domenico Libri, Giovanni Puntorieri e Paolo Iaditi. Dove? Dove, dico? In quale circostanza? Avvocato, come quale circostanza? Ho fatto un macello lì di omicidi, ho sparato dove? Persone anche... Se mi può dire il luogo, quando? Sì, il luogo, sì, Presidente. A Cermenate me l'hanno data poi, quella alla Santa. Una a Croce Valanidi e una... Poi quando eravamo a Cermenate mi fa, questa si può dare anche così, dice, non ti preoccupare... E mi hanno dato la Santa. Non è che me l'hanno tirata dietro, avvocato. Io sono andato, ho ammazzato a due in casa. Ho capito, dico, si ricorda il periodo. Il periodo, dunque, della Santa era nel 90, un po' di un mese prima, che facevano. Adesso non ricordo se è la fine del 90, prima di. Comunque poco tempo dopo c'è stata la pace, la pausa della pace. Senta, lei ricorda qualcosa in merito, sa qualcosa in merito a un vertice di 'Ndrangheta che si è tenuto a Nicotera Marina nel 92? Si è tenuto? A Nicotera Marina nel 92, sa qualcosa in merito a questo? No, io lo conosco e Mancuso, però no. Non sa? Non so niente, nel 92 ero detenuto. Senta, ma lei sa se Salvatore Pace di questo vertice ne ha conoscenza? Glielo chiedo a lui, io non mi posso ricordare, io ero detenuto già nel 92, a Busto Arsizio. Guardi, lo ha dichiarato lei questa circostanza in data 13 febbraio 2015. No, non lo ha dichiarato, avvocato. Posso ipotizzare, ha detto. Posso ipotizzare? Vabbè, non è la stessa cosa, avvocato. Comunque il collaboratore lo chiederemo direttamente a lui. Ha fatto un riferimento. Sì, ora mi aveva detto di chiederlo a lui. Ha fatto un riferimento.
Senta, mi può dire per cortesia il periodo in cui è stato detenuto al 41 bis a San Vittore? Allora, me l'hanno dato a marzo del 95, fino al 99, sempre San Vittore oppure Spoleto, perché quando i processi si bloccavano d'estate o per Natale, ci mettevano sui furgoni e ci portavano a Spoleto, che doveva andare a Viterbo, a secondo le destinazioni. Se no, ininterrottamente a San Vittore, perché ho fatto procedimento countdown, procedimento Wall Street, e in Wall Street eravamo 220 persone. Senta, chi erano gli altri detenuti al 41 bis a San Vittore? Allora, a San Vittore c'era Carollo, Santo Paviglianiti, Salvatore Pace, c'era Foschini, c'era Barbaro Sparito, Mico, chi altro c'era? E ce n'erano altri, adesso c'erano i Ture Cappello, era computato con noi, il gruppo Cappello di Catania, che ha sparato pure per noi, questo qui, l'autoparco. Io non è che mi posso ricordare tutte le persone. Senta, eravamo 220. Rispetto a Turi Cappello, a quale gruppo faceva parte? Lei ha parlato di questo soggetto ora dicendo che era di Catania, che ha sparato anche per voi. Di quale gruppo faceva parte Turi Cappello? Era alleato di Santa Paola? Era in contrasto, si ricorda? No, lui era contro Santa Paola, e anche lui erano l'unico così Bonaccorsi, detti Carateddu e Ture Cappello, sparavano contro Santa Paola, non andavano d'accordo, pure contro Ammiano. Poi Salvatore Cappello si è reso conto che anche contro Mazzeo sparavano. Senta, questo Ture Cappello era vicino a lei, era vicino al suo gruppo? Vicino? Era vicino al suo gruppo, mi pare che ha detto questo poc'anzi. È venuto con me, suo cugino, è venuto con me, abbiamo ammazzato uno all'arresto domiciliare con le divise dei carabinieri, quello di Ture Cappello. Ture Cappello ha fatto diversi omicidi, personalmente lui, qui a Milano, anche per Papalia, per queste. Quindi era vicino al vostro gruppo, giusto? Era vicino, certo, al vostro gruppo. Sì, perché lui, Miano, perché Miano e lui erano rivali. Poi, siccome lui si è reso conto, Cappello, che non riusciva più a controllare la situazione, che l'ammazzavano, che erano in pochi, gli ha detto a Miano: senti, Miano, è andato all'autoparco, dice: io sono venuto qui, si muovo a sparare, mi spari. Dice: se vuoi ci mettiamo assieme, sparavo contro a Santa Paola e a Mazzeo. Dice, si è messo insieme a Jimmy Miano, quindi. Poi ha fatto questa alleanza, Turi Cappello, corretto? Hanno fatto questa alleanza e aggregato a noi, al nostro gruppo, pure per essere forte a Milano, per non essere ammazzato a Milano da parte di altri siciliani. E infatti il papà lì ha detto: non dite in giro che teniamo vicino a Cappello, anche Tegano, a Cappello e a Emiano, dice, perché sennò qua, dice, si rompono tutti gli equilibri. Ho capito. Dice, senta, quante celle vi erano al 41 bis all'interno del carcere di San Vittore? Non ho capito, avvocato. Ma come fa, voglio dire, il collaboratore a sapere quante celle? Se lo sa, se lo ricorda, quante celle vi erano al 41 bis, è stato lì 5 anni. È in grado di rispondere. Se le interessa. Va bene, intanto glielo chiediamo. Vediamo se si ricorda. Cos'è che ha chiesto? Non ho capito. Dico, quante celle vi erano al 41 bis a San Vittore? Allora, al 41 bis erano due piani piccoli e c'erano una decina di celle sopra e una decina di celle sotto. 10, 11, poi le posso ricordare sì, è stato abbastanza preciso. Sì. Quindi divise su due piani, ha detto, vero? Queste celle erano divise su due piani. Allora, erano divise in due piani. Al primo piano c'era Papalia con tutti i raccomandati, i palermitani e Papalia. Al secondo piano di sopra c'era 41 bis e al terzo piano più sopra ancora c'era 41 bis, che corrispondeva con un specialino, chiamato così specialino, corrispondeva, era stato tagliato a metà per fare un 41 bis.
Senta, lei prima ha fatto riferimento ai Madonia. Li ha conosciuti personalmente? Madonia? Io sti Madonia l'ho conosciuti in carcere. E chi ha conosciuto in carcere? A tutti e Pippo e a Salvatore, entrambi. Erano uguali pure questi due. Dico, prima non li ha mai conosciuti. Ma le conosce per nome, per cose così, ma personalmente io l'ho conosciuto in carcere, diciamo, visualmente così. Senta, i fidanzati, lei prima ha parlato anche dei fidanzati, erano vicini ai Carollo? I fidanzati, se erano vicini ai Carollo, questo non lo so, che era vicino al gruppo De Stefano, sì, questo qui glielo posso garantire. Ma io dico ai Carollo, non lo sa questo. No, non lo so, questo qui non lo so, perché mi pare che adesso che lei mi sollecita la memoria, mi pare che si parlava dentro in carcere che addirittura sono stati fidanzati a sparare per Rina a Carollo. Mi pare, non mi posso ricordare cose di 30 anni fa, ero fuori. Senta, lei sa dell'esistenza di una struttura di vertice che ricomprende tutte le varie mafie, quindi Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra, Sacra Corona Unita, è a conoscenza di questa struttura di vertice? Ma guardi, io quello che ho sentito parlare dentro le carceri, diciamo, non so se lei se lo ricorda, quando a Napoli hanno trovato quei borsoni con le armi, Kalashnikov, cose che poi subito si è pentito Alfieri. Lì stavano trattando con i servizi, dice noi deponiamo le armi, avevano fatto degli accordi, cominciamo a darvi questo borsone di armi, dovevano fare un accordo per tutti questi processi qua. E lì è successo che poi Alfieri si è buttato e non hanno fatto più cose, ma se no erano su quella linea lì, quegli armi che hanno trovato a Ercolano, adesso non mi ricordo perché allora, io ho parlato con quelli di... Lei ha conoscenza di questa struttura? So che si trovavano e ne discutevano tutti, perché anche a Milano volevano, nel periodo che facevamo i processi, di prendere solo due studi. Dicevano i popoli, prendiamo due studi, paghiamo, quanto sono due studi? 10-15 avvocati, paghiamo a quelli lì e ci assistono in tutti i processi in modo che abbiamo tutte le fotocopie per non spendere. Ma chi lo diceva questo? A tutti noi, lo dicevano anche i Papalia, pure altri siciliani, con Nino Zacco parlavano, perché quando veniva nella gabbia poi Antonio Papalia era con quelli del 41 nella gabbia e ci raccontava. Dice guarda che questi qui vogliono che prendiamo due studi fissi e tutti i documenti vanno lì per difenderci, per fare, ma ci sono stati fatti discorsi a non finire mai, guarda. Ho capito. Senta, il ha già risposto, se può essere più specifico, rispetto al movente dell'omicidio Monmile. Perché viene ucciso? Monmile è stato ucciso, lo schettino era quanto un mare di palle, 30 milioni, 20 milioni. Monmile è stato ucciso solo ed esclusivamente perché si è confidato con quel detenuto che era amico dei Papalì, che ha esternato dalla sua bocca dicendo che Domenico Papalia aveva i permessi con l'appoggio dei servizi. Dico, lui è morto solo per quel motivo lì. Ma lei basta, sa in quale circostanza viene detto? Monmile riferisce questa circostanza, sa quando? Quando? Io so che loro l'hanno afferrato, io non so se era uno pure di Platì questo che aveva i documenti Monmile. So che questo qui era amico di Papalì e gliel'ha detto. Gli ha detto guarda che lì, quello lì dice così. Siccome Papalì lo conosceva già da Parma, si conoscevano già con l'educatore a Parma, sono stati lì diversi anni assieme a Parma, poi lui è andato a Opera e lui è andato a Bergamo Papalì. Senta, della rivendicazione che viene fatta all'Ansa di Bologna, ecco, questa circostanza le viene riferita da qualcuno oppure l'apprende dai giornali lei? La telefonata l'ha presa da Papalia, l'ho già detto, non mi faccia ripetere sempre le stesse cose. Ho capito.
Senta, Carollo, a quale ala di Cosa Nostra era legato, se lo sa? I Carollo erano pure collegati all'ala dei palermitani, questi qui, perché andavano d'accordo con i fidanzati. Evidentemente c'è stata qualche rottura all'interno e, come ci sono state tante morti a Palermo, hanno ammazzato anche Carollo. Sì, dico io, Carollo era legato quindi ai Corleonesi? So che Carollo anche lui aveva contatto con Giugo Palermo, non faceva niente, so che era collegato con questi qua di Palermo, adesso non so se è proprio a Corrina o così, fidanzate sicuro. Ho capito. Senta, prima riferito di questa riunione a casa di Tegano, ove vi era la presenza di questi palermitani, di questi catanesi. Lei, Paglianiti, non le riferisce i nomi di questi soggetti, vero? È corretto? No, no, io non li conosco questi soggetti, i nomi, perché io quello che so gliel'ho già spiegato. Quando le viene riferita questa circostanza da Paglianiti, di questa riunione, dove eravate? Nella riunione, al mattino, l'hanno fatta al pomeriggio lì al Domenico Paglianiti, se lei va, è stato scarcerato lì, di solito scarcerano alle 3 del pomeriggio, alle 2 del pomeriggio al carcere di Reggio. Lui ha preso il taxi e è andato a casa dei Tegano. È andato lì e ha trovato questi qui. Sono state neanche mezz'ora lì che parlavano di questo giustamento di lavori edili. Di lavori edili, sì, dico, quando glielo riferisce a lei, Paglianiti? Sono arrivato lì al mattino. Dopo una settimana, quando? Al mattino, avvocato, già l'ho detto, l'ha già detto più di una volta, la mattina successiva. È al mattino del giorno seguente. Senta, quindi vi erano dei contrasti che erano nati tra palermitani diciamo, e calabresi per quanto riguarda questi lavori, questi appalti? Non sono contrasti, sono cose semplici e normali in quell'ambiente lì. Se ci sono due gruppi che si contendono di prendere il 5%, si dà il 2,5 a uno, il 2,5 all'altro, e poi se si ammazzano tra di loro sono cazzi. Non mi faccia dire, l'ho già spiegato, no? Ho capito. Senta, di questi incontri a Buccinasco e a Cerminate, di cosa avete parlato? E quali siciliani erano presenti? Si ricorda i nomi, oltre a Crisafulli? A Crisafulli c'era Ture Cappello, c'erano i Bonaccorsi, a volte c'era i Miano. Non mi posso ricordare, 30 anni, tutti i nomi uno per uno. Qualcuno l'ha detto, va bene. Senta. Prima ha riferito ha parlato della casa circondariale di Novara, no? Lei sa se per caso ha notato se vi era una spaccatura tra i calabresi ed i palermitani che erano presenti in questa struttura? Cioè parlavano tra di loro, erano legati o altro? Certo che parlavano. Parlavano, infatti Pino Primalli, quando mi pare che sia questo qui imputato, il fratello in questo processo, ha parlato con Pino Primalli, che Pino Primalli cercava di non far menare a Papalia, no? di giustare la faccenda. Quando ha sentito che quello lì gli aveva detto quelle cose così, si è fatto un passo indietro, gli ha detto fate, dice menare, non possiamo difendere queste persone. Ha fatto un passo indietro, l'ha fatto menare, c'era anche Santaraniti, non si sono mai rotte gli equilibri. Quando si fanno le cose si fanno la stessa cosa quindi a Spoleto, mi scusi. Prego. Dico la stessa cosa a Spoleto. C'erano questi rapporti fra calabresi e palermitani? Sì, sempre sono andati d'accordo, sempre. Senta, non prima, esiste. Sì. Senta, lei prima ha fatto riferimento a questi rapporti tra i servizi segreti e le varie famiglie di 'Ndrangheta, no? Che le sono stati riferiti, prima diceva, da Barbaro, da Papalia. Ecco, ci può dire quando le sono state dette queste cose
E dove? Il luogo? Allora. Ha parlato dei piromani, insomma, ha parlato un po' di tante persone, se ce lo può dire. Quando ero detenuto lì, per esempio Barbaro, che io sono arrivato lì il giorno prima, Barbaro era partito. C'erano lì dei catanesi, Ercolano, Luigi Mancuso, Polimene, Bruno, e si parlavano di sto Ciccio Barbaro, perché un catanese mi diceva che io curto un famo, io curto un famo. Ma quindi non, non ha parlato direttamente ascolti, con Barbaro? Ascolti, ascolti un attimo, sì, però... quello corto, e poi gli ho detto ma chi? E mi dice Ciccio Barbaro, sai che fece? Faceva colloqui, l'ha detto lui stesso. E gli dico questo particolare pure, il Mancuso ha chiamato a Ciccio Barbaro di negarsi che faceva questi colloqui, in modo che gli diceva, Ercolano di chiedergli scusa, e lui, oh no, dice, perché io ci taglio la testa, dice, a Sgarella, se sì, no, non mi mandano a casa un figliolo, sì. Un figliolo a suo figlio che è campionato a Milano. Ho capito, quindi lei con lui... Barbaro non ha mai parlato personalmente di questi rapporti che lo stesso aveva con i servizi segreti? Col figlio, mi ha detto che gli portavano quando? I soldi a casa. Se mi può dire quando era in cella con me? In cella, ho capito, va bene. Senta, un'ultima cosa. Come mai non vengono rapporti diretti tra i Piromalli e i Tegano, ma tutto passava per i Mancuso? Perché c'erano questi, diciamo, attriti che loro li difendevano e erano amici di questi Papalia. Chi? Scusi, non ho capito. Non ho capito chi era amico di Papalia e chi aveva questi attriti. I Tegano e i De Stefano erano al gruppo di Papalia. Avevano un attrito con... anche di commisso... Comiso, di Siderno, Piromalli, i Pesci, tutti questi qua... E si tenevano disparti dai Tegano e dai De Stefano perché avevano ancora questa cosa in ballo. Perché i De Stefano, diciamo così, i Tegano lo difendevano a Domenico Papalia. Quindi vi era una spaccatura in sostanza tra di loro. Non è che era una spaccatura che si ammazzavano, era una spaccatura fredda. Ho capito. Perché lì, per esempio, Luigi Mancuso, Peppe non andavano a casa dei Tegano, erano amici dei Pesci. I Piromalli non ci andavano, ad esempio. I commissi di Siderno non ci andavano. Se avevano bisogno di qualcosa si rivolgevano a Luigi, a Nauso, e quello portava all'ambasciata. Grazie, signor Cuzzolo. Io ho finito, Presidente. Pubblico Ministero. Senta, Cuzzolo, mi spiega una cosa. Sono di nuovo il dottore Lombardo. Torniamo ai documenti di cui le parlò Pino Piromalli. Mi pare di aver capito nel corso delle domande che le ho fatto, diciamo, le risposte che lei ha dato alle mie domande, che anche i Piromalli avevano rapporti con i servizi di sicurezza. Sì, lo sbraitava lì nel corridoio gridando Mammoliti, che lui aveva le prove, dice che i Piromalli, tutti, dice Pino, e suo cugino, quello lì, adesso mi sfugge come si chiama, quello lì è... dicevano che comandava più di Pino Piromalli, ordinava l'omicidi, Momo si chiama di nome, mi sfugge, mi fa anche voi con quello lì avete i collegamenti con i servizi. E allora se è così, mi perdoni Cuzzola, per quale motivo allora avevano i documenti? Lei ha risposto prima all'avvocato che le faceva queste domande, per quale motivo invece i documenti, lei ha spiegato, servivano per far venire fuori un'infamità, visto che anche loro erano infami? Perché questi qua, avendo i documenti in mano, gliela possono contestare l'infamità ai Papalia. I Papalia non gliela possono contestare. Il Nino, quello di Mammoliti, Saro. Saro Mammoliti, quando gliel'ha detto a Nini Merti, che c'erano queste cose, gli ha detto Nini Merti, e io ero alla cella con Saro Mammoliti. Gli ha detto, vedi di trovare i documenti, perché se tu non trovi i documenti, che queste persone qui, Piromalli, fanno queste cose qua, dice vedi che muori, gli ha detto Nini Merti. Vai tranquillo che tu muori. E lì c'erano le guardie pure che hanno sentito e l'hanno proprio isolato, non scendeva per dire all'aria, delle volte neanche lo facevano scendere, perché si spaventavano che i due cognati che andavano all'aria assieme, Nini Merti e Pasquale Condello, che erano pure nella cella assieme, avevano
hanno capito, dice, questi qui se lo beccano, dice, o nelle scale, se magari si sbagliavano di farle uscire, perché a me per esempio, altri, passava uno 5 metri più indietro ne aprivano un altro, invece quando scendeva saremmo lì, niente da fare, prima aprivano uno, lo mettevano in cella, chiudevano e poi aprivano un altro, perché Nini Merti gli ha detto, vedi di trovare i documenti perché sennò sei un uomo morto. Ho capito, quindi stiamo parlando di due famiglie che avevano rapporti Papalia e Piromalli con i servizi, quindi nel vostro linguaggio due famiglie infami, però i Piromalli avendo i documenti potevano contestare che i Papalia invece al contrario non potevano fare. E non potevano fare, perché anche per esempio io quando ho saputo, io tanti altri a Reggio, che anche Domenico Libri, a parte che io lo sapevo da fuori, ma che andava lì ai colloqui, non è che parlavo con un altro, mi stavo zitto e mi piombavo, anche se la guardia certe volte ti davano certe battute. E quindi, certe mi perdoni, e quindi avendo i documenti si acquisiva più peso all'interno dello stesso circuito criminale? Uno, se hai i documenti approvati che quello lì è così, bene, se no altrimenti ti ammazzano, anche se dici ma quello ha fatto così, no, ti ammazzano, devi avere i documenti firmati. Senta, ho capito Cuzzola, non è l'esame di prima, quindi mi servono soltanto delle specificazioni, lei le ha dette già alcune cose. Le risulta se i Piromalli contestarono mai ai Papalia i loro rapporti con i servizi di sicurezza? Ma guardi, quello che ci ha detto quel Pino lì, che suo zio doveva l'appuntamento e poi gli ha detto a Santo Pavigliani di guarda, sui documenti noi gli contestiamo che questi sono infami. La persona di Domenico Papalia dice noi abbiamo i documenti. Infatti Santo Pavigliani gli sì, ha chiesto le fotocopie. Sì, questo l'ho capito Cuzzola. Io voglio sapere se a lei risulta che i Piromalli hanno mai utilizzato questi documenti nei confronti dei Papalia. Io so che l'hanno utilizzato negli anni 70. Poi questo è stato in galera e tipo un archivio che sono messo a dormire questi documenti. E adesso l'hanno ritirato fuori di nuovo, quando io ero lì l'hanno tirato fuori. Mi perdoni, però lei nel febbraio del 2015 a questa domanda risponde, tuttavia nessuno contestò all'epoca questa circostanza al Papalia. Posso presumere che la cosa fosse gradita ai vertici dell''Ndrangheta. No, no, io mi ricordo che da aver detto adesso da qualche parte che c'erano questi documenti qua, adesso non so se l'ho detto a dottor Nobile che in Pavigliano che i documenti ci fossero, lo abbiamo capito. Io le ho chiesto se il rapporto Papalia servizi era gradito o meno ai vertici dell''Ndrangheta, tra cui i Piromalli. Gli gradiva? Non capisco questa domanda. Cuzzola. Però era una presunzione. No, nessuna presunzione. Nessuna presunzione, qui fa un'affermazione secca. Le ho fatto una contestazione, Cuzzola. Come? No, no, il posso presumere è successivo, attenzione, attenzione. Quindi cerchiamo di rimanere al dato testuale. Lei parla di documenti sui Papalia in possesso dei Piromalli, va bene? Sì. Le ho chiesto se qualcuno dell''Ndrangheta contestò mai ai Papalia il fatto che avevano rapporti con i servizi. Che cosa io mi risponde? Fino a quando ero fuori di queste cose qui non ne sapevo, perché non sarei andato mica a sparare l'educatore, a guidare per l'educatore. Quindi per quello che a lei risulta nessuno mai contestò ai Papalia i loro rapporti con i servizi. Ecco, a me fino a quando eravamo fuori io non ho saputo niente. Poi anche Cosimino Cosimo, un giorno che lui passava il mangiare nel carcere di Cuneo, mi fa, dice, lavoravo per i servizi. Che cacchio stai dicendo? I servizi? Quali servizi? Dice, perché non lo sapevo, dice, i Papalia. Fino a quando lei era fuori, questo non è avvenuto. E lei è stato fuori... Cuzzola, devi ascoltare la domanda però. E lei è stato fuori fino al 93. Oh, e io fino a lì non ho mai saputo di questi documenti. Benissimo, bene.
No, avvocato, ho detto che poi è uscito Cuzzola. E nessuno a noi ci ha mai detto che c'erano sti documenti. Tre mesi, nessuno, tre mesi. E allora, Cuzzola, visto che diciamo si mette in dubbio questo secondo periodo in cui lei è libero, i tre mesi in cui lei è stato libero, tra il 92 e il 93 o a cavallo del 93, quali mesi sono? Allora, io sono stato detenuto fino al 18 febbraio del 93. Poi? 18 sono uscito da Busto. Sì. Il 10 giugno sono stato riarrestato per gli stessi fatti. Benissimo. Dalla procura di Milano. E fino al 10 giugno del 93 nessuno mai contestò, per quello che le risulta, i rapporti Papalia-Servizi. Niente. Niente. Bene. Solo Antonio Papalia diceva che avevano contatti con Delfino prima. Benissimo. Quando si è pentito Saverio, Morambio e via. Benissimo. Le è stato anche chiesto di precisare meglio i rapporti Graviano-Piromalli, perché mi pare di aver capito che Graviano e Piromalli, Pino Piromalli, si parlarono in relazione ad una vicenda Papalia. Vabbè, facciamolo rispondere, sto chiedendo al PM. Come non ha chiesto? Lei ha fatto assolutamente. Cuzzola ha risposto che Graviano e Piromalli si parlarono in carcere per una vicenda Papalia. No, e glielo chiediamo ora. Si vede che si è facciamolo distratto. Facciamolo rispondere adesso. Si è distratto, avvocato. Madonna. Sì, si parlava, erano di fronte di cella, si parlavano di tutto, hanno discusso. Infatti, quando hanno discusso. Hanno discusso quando è venuto all'aria Pino Piromalli, ha detto non si può difendere, dice Papalia, dice ha fatto una cosa grave, dice, e io mi sono fatto un passo indietro. Quindi lei mi conferma che a Cuneo, dove siamo? A Cuneo o a Novara? A Novara, carcere di Novara, Vede lì che ci sono i rapporti che l'hanno massacrato a Rocco Papalia. Quindi lei mi conferma che nel carcere di Novara Pino Piromalli e Graviano, Giuseppe Graviano, si parlarono. Si parlavano e hanno parlato del fatto di Papalia, ma non solo lui, Madonia, pure i due fratelli, poi c'era un altro lì. Non mi ricordo, che hanno parlato sia con Piromalli sia con Coso. Quello di San Patello che ho detto prima, Santo Araniti, hanno parlato e Santo Araniti già sapeva i fatti, che perché lui era, mi pare, a Viterbo quando è successo sto fatto, dice no, io non voglio sapere niente, è indifendibile. Ma... perché Rocco Papalia gli diceva di aiutarlo, e gli fa, compare Rocco, non mi posso aiutare, io dice, non mi posso intromettere in quelle cose lì. Quindi mi perdoni, la vicenda di Rocco Papalia è quella che ci ha raccontato prima, cioè che invitava il biondino a collaborare? Sì, a Viterbo però. A Viterbo. A Viterbo. Quindi la notizia era arrivata fino a Novara? No, c'erano pure detenuti che erano a Viterbo, che l'avevano trasferito lì, sapevano tutto. Come Araniti pare che era lì detenuto pure a Viterbo quando è successo sto fatto. Ho capito. Le è stato chiesto poi ancora dell'esistenza o meno di una struttura di vertice che ricomprendeva 'Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra e Sacra Corona Unita. Le chiedo, ma alle riunioni, mi pare di aver sentito a decine di riunioni, lei ha partecipato di queste varie componenti di mafia? Ma ho partecipato quando ero fuori, che ero con questi qua, ho partecipato a Reggio, a Casa del Degano, dai la terra, adesso tutto, non è che mi posso ricordare di tutte queste riunioni, queste cose. Riunioni in cui c'erano 'Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra e Sacra Corona Unita, questa è la domanda, Cuzzola. Lei ha partecipato a queste riunioni, ce l'ha spiegato prima? Sì, mi sfuggono quelle di Arcolano, come si chiamava? Si chiamava Ascione, gli Ascione di Arcolano, Raffaele, questi qua. Ci siamo riuniti, ma non una volta, io sono stato anche a casa loro quando sono andato a sparare a San Giuseppe Vesuviano, a Terzigno pure. Sono venuti su, abbiamo parlato, eravamo lì tantissimo, non me li posso ricordare tutti i cognomi adesso. No, ho capito. E ci ha spiegato che l'ultima parola aspettava ad Antonio Papalia.
Era lui che decideva. Quando sono andato a sparare a San Giuseppe Fossiliano mi ha mandato Antonio Papalia. Io gli ho detto a Domenico Pagliani che non ci vado fino a Napoli. No, no, dice fagli questo favore. Mi ha mandato lui a me a sparare a battere a San Giuseppe Fossiliano. Tutti li decideva lui gli omicidi. Senta, mi spiega meglio questo discorso, voglio dire, del ruolo dei Mancuso? Cosa devo spiegare per i Mancuso? Lei ha fatto un'affermazione prima, dice i piromalli a casa dei Tegano non ci andavano. Ma a me, di quello che mi ricordo io, non ho mai sentito i Tegano dire che andavano lì, a me Pino Piromalli e Momoli. Sì, avvocato, io devo fare il mio controesame in pieno. Va quindi bene, lei pensi alle sue domande, io penso alle mie. Andiamo avanti, a chiarimento, infatti il PM ha chiesto di specificare questa circostanza, sappiamo che è già parlato. Lei sa che cosa avvenne a cavallo della prima guerra di mafia tra i De Stefano e i Piromalli? Ah, non mi ricordo, perché ho conosciuto pure a Domenico Tripodi e i Piromalli erano, diciamo, con la linea di Tripodi, quello mi ricordo io nel 70. Se ha questo ricordo adesso capisco un po' di cose. A me risulta invece che De Stefano e i Piromalli erano alleati contro Tripodo e contro Macri. Ma guardi, io mi ricordo perché io a Domenico pure Tripodi qualche volta l'ho spostato in macchina a Torino, e quando l'hanno sparata a Vigliana non c'aveva niente a che vedere Paolo De Stefano, lì è stato sparato da Pino Lia, un cugnato di Ficarica, che adesso lì a Ravagnese non è stato mai processato, per via che lui si comprava i camion rubati da cose, e poi io personalmente sono andato a Gioia Tauro a parlare con Peppino Piromalli, che non l'ho trovato a Momo, che mi ha mandato, e sono andato pure a casa Lupinotti a Palme, che lo chiamavano Lupinotti, il cognome non mi ricordo, ma posso ricordare tutte queste cose degli anni 72, quando lui era la guerra lì a Reggio Calabria? Non se le ricorda. Tanti particolari no, ma io sono stato io personalmente a Gioia Tauro, anche un distributore della benzina, a portare gli imbasciati Domenico Tripodi ai Piromalli. Sì, ma in quali tante anni? Cose, in quali anni? Io sto parlando dunque, perché 73 mi hanno arrestato, 72, 71. Ah, 72. Tanti... Quindi prima della prima guerra di mafia a Reggio Calabria. Sì, sì, perché la guerra di mafia è successa a Reggio Calabria, a me l'ha raccontato Natalia Monte che era presente. Facevano un lavoro a Meldo Portosalvo, mi pare che era a Rullo. Io gli ho raccontato questi particolari, se ai PM di Reggio Calabria, se non l'hanno voluto, lascia stare, sono cose vecchie. Lì facevano un lavoro, cos'è che hanno fatto? La ditta doveva pagare 15 milioni di soldi. Sì. Con questi 15 milioni, prima avevano deciso, Natalia Monti, De Stefano, avevano deciso di dare all'avvocato per pagare per la gente che era in galera. Sì. Loro cosa che fanno, Giovanni De Stefano? I primi 5 milioni che ha pagato la ditta se l'ha portata ad Archi, perché gli toccavano 5 a lui, insomma, li dovevano dividere questi soldi con Tripodi. Allora è passato un periodo di tempo e sta ditta non pagava, allora Tripodi gli ha detto, dice, mettiamo, e gli fa a Natalia Monte, dice, preparate una vita e ci facciamo saltare i cami per aria. Benissimo, e questo l'ho capito, quindi lei fa riferimento a circostanze. Un momento, allora cos'è che gli fa? Sì, ma le devo fare un'altra domanda, Cuzzola, quindi lei fa riferimento ad accadimenti avvenuti finito, quando Tripodo era vivo. Ho finito. Cos'è che fa Paolo De Stefano, che era presente? Gli ha detto a Domenico Tripodi, guarda che 5 milioni si portava mio frate per l'Archi. Sì. E da lì è nata tutta la guerra, che si sono sparati De Stefano. Tripodi si è messo contro perché si erano portati via i 5 milioni. Ho capito. Quindi lei fa riferimento a situazioni e a vicende quando Tripodo era vivo. Era vivo, sì. Era vivo. Io le chiedo se lei invece conosce quelli che sono i rapporti di Stefano Piromalli dopo la morte di Tripodo. No, io ero in carcere perché quando Tripodo l'hanno ammazzato, io 2 giorni prima ero lì a Poggio Reale e voleva che rimanevo lì.
mi fa, guarda, sono arrivato qui, mi fa, avevano aperto le celle che erano tutte chiuse, c'era Cutolo lì, dice, sono tutte chiuse le celle, dice, sono arrivato io, le hanno aperte, dice, qui mi stanno preparando che trappola mi ammazzano, dice, fermati qua, aveva parlato col maresciallo, e io a te mi fermo qui, mi fanno ammazzare pure io, perché lì erano tutti napoletani, infatti io sono arrivato a San Gimignano al mattino, ho sentito il telegiornale che l'avevano ammazzato. Benissimo. Un'altra cosa, lei è un appartenente allo schieramento di Papalia, no? Solo a questo schieramento qui. Lei? Lei è un appartenente esclusivamente allo schieramento di Papalia. Ecco, Papalia, Paviglianiti, Trovato, la Tella pure. Quindi è un, è un appartenente allo schieramento di cui fanno parte De Stefano. Sì. Questo Pino Piromalli lo sapeva che lei faceva parte di questo schieramento? Certo che lo sapevano, perché loro gli ha contestato subito, non a me direttamente, ma lui, quando io ascoltavo, parlava con Santo Paviglianetti, gli contestava queste cose qui di Papalia, perché dice, io non avevo nessun caso. Mi perdoni, Cuzzola, gli contestava che cosa? Sti documenti, sto foglio che c'aveva, dice, ma è impossibile che voi non sapevate, dice, che ci sono sti documenti. Gli contestava, papà, Santo Papà, siccome loro hanno il locale a San Lorenzo e cose, è un'importanza più di me. Dice, è possibile che voi siete responsabili, avete un locale, dice, e non sapete che c'erano sti documenti. E Santo Paviglianiti si è sempre negato e non sapeva, dice, se noi lo sapevamo, gli ha detto davanti a me, a Pirimalli e anche a Iamonte, ma se noi sapevamo una cosa di queste qui, ma neanche a un grammo di roba, qualsiasi cosa, dice, manco mi scusi, Cuzzola, continuo a segnalarle che c'è un vizio, voglio dire, logico in quello che lei sta riferendo, perché lei sta dicendo che contestavano questi documenti e i rapporti con i servizi, ma mi sta dicendo anche che Pino Piromalli le aveva confessato i suoi rapporti con i servizi, quindi che cosa gli doveva contestare se lui era infame come loro? Pino Piromalli non ha detto a noi che lui è. No, io l'ho saputo che gliel'ho detto, perché me l'ha detto quello lì di coso, lì, come, quello di Oppido me l'ha detto a me. Ma Pino Piromalli non si è mai accettato di dire che anche loro hanno. Quindi Pino Piromalli era convinto che lei non sapesse. Ma lui non lo sa che quello lì di Oppito l'ha gridato nei corridoi a Reggio, nel carcere, al 41 bis. Ho capito. Saro Mammoliti lo diceva a tutti, apertamente. Ma Pino Piromalli, ma lei non disse mai a Pino Piromalli, guarda che anche io so che tu hai legami con i servizi, non glielo disse mai? Mai, non glielo dico perché non ho i documenti, perché ti ammazzano. Non è che ti fanno uno schiaffo o un calcio nel culo, ti ammazzano come un cane se uno gli contesta, uno sei vicino a quello. E quindi Pino Piromalli parlava con lei convinto che lei non sapesse che loro avevano rapporti con i servizi. Ecco, e infatti io poi gliel'ho detto a Santo Paviglianiti, gli ho detto, guarda che lì Saro Mammoliti in tuo corridoio, lo gridava a tutti, e i Barrega e l'avvocato De Stefano, c'era presente i Rosmini, lo gridava a voce alta a tutti. Adesso ho capito, la ringrazio. Io vado a dire quelle cose a Piromalli così mi ammazzano, ancora non avevo neanche l'idea di collaborare. Ora ho capito. Mi scusi, soltanto due brevissime domande. Volevo capire questo, lei è stato detenuto con Graviano nel carcere di Cuneo o nel carcere di Novara o in entrambe queste case di reclusione? Lei ora ha detto Novara. Prego. Senta, lei è stato detenuto con Giuseppe Graviano nel carcere di Novara? A Spoleto erano due fratelli. Carcere, allora, di Spoleto. Andiamo per ordine. A Novara sì, è stato detenuto, e se sì, quando? Da quando sono arrivato da Cuneo, mi ricordo che erano arrivati parecchi di questi palermitani da Viterbo, di queste zone qui, Spoleto, ne erano arrivati parecchi. Quindi dopo Cuneo lei è andato a Novara, dopo il 2000, diciamo.
Anno male, il 2000 sarà stato, a fine del 2000, non mi posso ricordare i trasferimenti. No, il periodo preciso no, quindi a Novara lei è stato detenuto con Graviano, aveva rapporti con Graviano, andava o non vi capitava di parlare? No, lui con lui, buongiorno, buonasera e basta. Basta, no? Anche per esempio c'era Madonia, Pippo lì con noi nel cortile, lui correva sempre, buongiorno, buonasera, non ha avuto mai... Senta, e poi ha detto ora a Spoleto c'erano tutti e due fratelli? Sì, sì, sì. E a Spoleto quando è stato? È stato dopo? No, a Spoleto prima. Fa il conto lei, me l'hanno dato dunque nel 95, io mi ricordo 95 estate, perché andavo solo il mese di luglio quando la Corte d'Assise chiudeva le udienze, Non è che andavo lì, stavo tutto l'anno, facevo luglio e agosto lì e poi ritornavo a Milano per fare i processi. Ho capito, ma comunque non ha mai avuto rapporti con i Graviano, né con Giuseppe né con l'altro fratello? Niente, buongiorno, niente. Buonasera. Senta, buongiorno, buonasera, a volte ti stringevano la mano, a volte no. Ho capito. E un'altra cosa, riguardo all'utilizzo della sigla Falange Armata per rivendicare l'omicidio Mormile, lei chiese spiegazioni del perché si doveva utilizzare proprio questa sigla? C'era un motivo particolare? Lo chiesi a qualcuno, ad Antonio Papalio o a qualcun altro? No, io allora lo sapevo, non ho detto mai, non ho chiesto spiegazioni. Poi, quando facevamo i processi, cominciato il processo, siccome Santo Paviglianiti era detenuto a Opera insieme a Domenico Papalia, Trovato, Schettini, è venuto fuori che il suo Schettini gli faceva vedere le lettere che gli faceva scrivere Domenico Papalia da spedire. E lo Schettini, Paviglianiti mi ha confidato a me che gli ha detto: guarda, strappali, se no ti faccio ammazzare i figli. E lui, mi pare che una o due l'ha strappati, invece una mi pare che è stata inviata qua alla procura di Bologna, la 1 bianca, queste cose, adesso tutti i particolari non mi posso ricordare. Ho capito. Senta, un'ultima cosa, riguardo al fatto che lei ha detto ora poco fa, cioè Mammoliti andava dicendo a tutti che i piromalli avevano rapporti con i servizi, giusto? Ha detto poco fa il pubblico ministero. Sì, ma non è che l'ha detto a me, l'ha detto nel corridoio, dalla cancella al corridoio, gridando a voce alta, non è che me l'ha detto nell'orecchio. Che Nini Merti gli ha promesso che se non tirava fuori i documenti, dice, ti sciupa la testa, dice, tu morirai. Appunto, ma di questa cosa... Ma Mammoliti aveva la prova che i piromalli avessero rapporti con i servizi? Ma lui si autoaccusava anche lui, Lui diceva apertamente che aveva i contatti e che lui ha fatto tutta la danza a casa sua. Lo diceva liberamente anche alle guardie, non è che si nascondeva o faceva chissà che cosa. Certo. Lui queste cose le racconta a voce alta, che poi... un periodo di tempo ha avuto a Mazzaferro, a Peppe pure nella cella, e lui gridava a Peppe Mazzaferro pure, mi fa, che era all'ospedale e avevo preso il posto di Peppe Mazzaferro. Dice anche a lui, dice, con i servizi, suo fratello, cose. Insomma, queste cose qua, io non l'ho detto, mi sono confidato solo con Santo Paviglianiti. Ma se lo diceva a tutti i Mammoliti, non l'avevano saputo i piromalli questo fatto che Mammoliti lo andava dicendo a tutti, lo andava gridando? E i piromalli l'hanno saputo o no? Ma non lo so se loro l'hanno saputo, so solo che anche Domenico Libri gli ha detto a Mammoliti di stare zitto, di non parlare più di queste cose. Questo l'ho sentito io da Domenico Libri, che glielo diceva a Mammoliti, dice non parlare di queste cose, dice sta zitto, dice perché qua siamo rovinati. E poi Mammoliti ha continuato a parlarne oppure no? Sì, lui quando facevano battibecchi con Nini Merti, che poi Nini Mammoliti gli ha detto il fatto dei soldi, dei 3 miliardi che gli dovevano dare lui e suo cognato, che si doveva presentare con un colonnello lì, come cacchio si chiama pure lui, perché loro si sono presentati, non è che se l'hanno arrestato i carabinieri, Nini Merti e suo cognato, si sono presentati con l'accordo del colonnello lì, adesso mi sfugge come cacchio si chiama, come andava la DIA.
qui ci sono tutti intrallazzi, imbrogli e... Va bene. Si fa finta di non sapere. Su che cosa, avvocato? La sua domanda in sostanza, perché vi hanno questi rapporti, gli antici, perché vi hanno rapporti distaccati tra Cuzzola e comunque il Graviano, si salutavano, ecco, da lontano, non, perché non c'era questa vicinanza, se ce lo può dire. Perché non c'era? Questa vicinanza, vi hanno rapporti distaccati tra di loro. Ha detto che si limitavano a salutarsi. Come mai non hanno mai approfondito un argomento? Non penso che... C'è un motivo, allora rispondo, signor Cuzzola, c'era un motivo per cui lei non ha approfondito i suoi rapporti con i fratelli Graviano o con Graviano Giuseppe? Allora, noi a Spoleto eravamo nello stesso cortile, loro scendevano all'aria e correvano sempre, fin quando non si andava sopra, ma non erano solo loro, ce n'erano parecchi, salutavano e partivano a correre insieme a Barbaro, certe volte o Gastano, cose... Hanno sempre, diciamo così, facevano ginnastica, tutte queste cose qui, tanto che un fratello è svenuto, c'era un medico lì palermitano, si è accorto che gli mancava la pressione, non so se era abbassato, si è fatto buttare lo zucchero, non so se è capitato a lui, vostro fratello, ma era uno dei due fratelli che è svenuto e gli ha dato lo zucchero per farlo riprendere, l'ha lasciato lì mezz'ora, gli ha detto stai fermo mezz'ora, se no... Va bene. Non c'era un motivo particolare, diciamo, per cui non ha approfondito questa conoscenza, giusto? No, no, ma io con tutti i palermitani che erano lì, buongiorno, buonasera e basta. Va bene. Va bene. Cuzzola Antonino, nato a Reggio Calabria, 11.652.